titolo Verde Benessere in città ai tempi del Covid. Io sono Anna Chiesura e lavoro come ricercatrice alla sezione per le valutazioni ambientali nelle aree urbane, che da anni si occupa dei temi legati alla sostenibilità urbana, alla qualità dell'ambiente alla scala locale, e un'unità che opera all'interno del più ampio servizio per le valutazioni ambientali strategiche integrate per le relazioni tra ambiente e salute. L'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 che stiamo, ahi noi, oggi tutti vivendo, ci ha messo di fronte ancora di più, con maggiore evidenza, al fatto che viviamo in un sistema socio-ecologico e che la salute pubblica è la risultante di una complessa sinergia di fattori, tra cui l'ambiente gioca un ruolo determinante. Vivere un ambiente sano e pulito è fondamentale per il benessere, delle persone, e quindi ambiente e salute sono strettamente connessi. Ma questa connessione diventa ancora più stretta, ancora più evidente, ancora più urgente proprio nelle città dove si concentra la maggior parte della gente, dove la maggior parte della gente vive, lavora, si muove. Ed è quindi qui che occorre investigare ancora di più questa relazione. E per venire al tema di oggi, qual è il ruolo che gioca il verde in questa relazione? Qual è il contributo che alberi, parchi e giardini forniscono alla salute umana? Quelle cosiddette infrastrutture verdi e blu delle nostre città, il capitale naturale delle nostre città. Bene, sono ampiamente riconosciuti e dibattuti e anche sempre più integrati nelle politiche, delle agende politiche, diciamo, nazionali e internazionali, i benefici, diciamo, ambientali della salute, no? Scusi, i benefici ambientali del verde. Pensiamo alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, alla cattura, il filtraggio degli inquinanti atmosferici, quindi al miglioramento della qualità dell'aria delle nostre città, alla regimazione del deflusso idrico superficiale con la riduzione dei rischi di alluvioni e frane, eccetera. Meno presenti, a mio avviso, sono nel dibattito politico e anche, ma non meno, diciamo, conosciuti e studiati sul piano tecnico-scientifico, sono i cosiddetti benefici sociali, quella grande famiglia dei servizi ecosistemici, dei servizi sociali, spesso distrattamente ricondotti da una mera funzione magari ricreativa e ludica, ma che invece molto contribuiscono proprio alla salute umana. Salute, ricordiamolo, è un diritto fondamentale dell'uomo, salute intesa con le parole dell'OMS non solo come mera assenza di infermità o di malattia, ma proprio come uno stato complessivo di equilibrio fisico, mentale e sociale. È per questo che abbiamo voluto oggi mettere al centro di questa giornata questi temi. E lo faremo con un panel di relatori di tutto rispetto, di altissima competenza, che io ringrazio di cuore sin d'ora per la disponibilità anche molto subito spontanea e diretta ad aderire a questa giornata. La giornata di oggi, lo ricordo, è un side event che si inserisce nell'ampia cornice degli Stati Generali per il Verde Urbano, che si sono tenuti ieri in una ricchissima e articolata giornata piena di interessantissime sessioni e che spero abbiate avuto modo di seguire, altrimenti vi invito a farlo dal sito dell'ISPRA dove sono registrate alcune sessioni e quindi attraverso cui potete rivedere gli interventi. Abbiamo tra l'altro il piacere oggi qui di avere il Presidente del Comitato, Massimiliano Atelli, che ci darà fra poco due parole di saluto e che ringrazio veramente dell'ospitalità all'interno degli Stati Generali e della disponibilità di stare oggi con noi qui. Io poi passerò la parola dopo i saluti alla dottoressa Silvia Brini, la collega che coordina il gruppo di lavoro ISPRA a supporto del Comitato, ma passo subito la parola al Presidente dell'ISPRA, Stefano Laporta, per i suoi saluti, che anche ringrazio davvero per l'attenzione e la partecipazione. Presidente, a lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi vediate e mi sentiate soprattutto. Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto, come ormai si usa fare. Per me è veramente un piacere, portare oggi un indirizzo di saluto ed essere nuovamente oggi partecipe ad un evento legato agli Stati Generali del Verde Urbano. È stato già ricordato dalla collega Chiesura, è stata già ricordata la giornata di ieri e poco prima di iniziare questo evento ricordavamo, abbiamo commentato anzi con grande favore il numero elevatissimo di partecipanti che devo dire, da un lato ci ha stupito e dall'altro però ci ha confermato nell'idea di proseguire questo lavoro su questo tema così specifico, ma anche
così attuale, così decisivo per il futuro delle nostre città, e la massiccia partecipazione di ieri, credo ci siano stati oltre 500 partecipanti ad evento, e consideriamo che la giornata è stata articolata su ben 4 sessioni, credo sia la testimonianza più tangibile di quanto sia importante per tutti, per i cittadini, per gli addetti ai lavori, intensificare le azioni su questo tema. E in giornate, quella di ieri, che sono state organizzate dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, e ovviamente anche qui mi associo al saluto e al ringraziamento all'amico presidente Massimiliano Atelli, che è collegato con noi e che prenderà la parola subito dopo di me. Questo side event, questo evento collaterale, anche se è molto brutto il termine collaterale, ma insomma questo può essere un po' una traduzione dall'inglese all'italiano, organizzato da ISPRA, evento collaterale rispetto alla giornata di ieri, affronta il tema del verde e benessere nelle città ai tempi del Covid-19. Un tema molto sentito e molto importante, e che c'entra uno degli ambiti in cui l'istituto che presiedo e il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale conduce parte delle sue attività, e su cui molti sforzi abbiamo concentrato e saranno concentrati in futuro, cioè l'ambito che intende investigare le relazioni tra ambiente e salute. Questo ci deriva da un preciso compito di legge, la legge istitutiva, la 132 del 2016, articolo 1, paragrafo 1, ma direi che è una relazione, quella tra ambiente e salute, sulla quale abbiamo puntato già da tempo la nostra attenzione, ma che nell'ultimo periodo è diventata ancora più urgente da investigare, sia nella sua dimensione più complessiva, direi nella sua inscindibile interrelazione. Non penso sia più possibile parlare di ambiente, di tutela dell'ambiente, senza metterla in relazione con la salute di tutti i cittadini. E in una complessità molto vasta che caratterizza quest'ambito di attività, io credo che con lo scoppiare dell'epidemia da Covid-19 questo tema mette proprio al centro le interrelazioni tra ambiente e virus è un ambito che vada affrontato specificatamente, compito e attività al quale il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente non si è sottratto, anzi si è attivato sin dalle prime settimane dallo scoppio dell'epidemia per individuare le possibili relazioni tra alcuni parametri ambientali come la qualità dell'aria e l'inquinamento atmosferico con la diffusione del contagio. Abbiamo messo in campo vari progetti, l'abbiamo fatto tra l'altro non da soli, questo secondo me è un valore aggiunto rispetto all'attività tecnico-scientifica che svolgiamo, che abbiamo svolto e che continueremo a svolgere. Lo abbiamo fatto attraverso i progetti di ricerca, ne voglio citare uno, il progetto nazionale Pulvirus o Pulvirus, questo l'accento non l'abbiamo definito, che è coordinato da ISPRA SNPA, dall'ENEA e dall'Istituto Superiore di Sanità, e vedo con piacere che tra i relatori di oggi ci sono diversi colleghi che rappresentano l'ISS, proprio a conferma della collaborazione e dello stretto legame che ci vede lavorare insieme su più fronti. Questo progetto si prefigge di indagare da una parte gli effetti sull'inquinamento atmosferico delle misure restrittive adottate durante il lockdown in Italia, e dall'altro di evidenziare le relazioni tra inquinamento atmosferico e diffusione del virus, come dicevo prima. Ma, come si può immaginare, entrano in campo numerose variabili e molto complessi sono i fenomeni e le interrelazioni fisiche, chimiche e biologiche da considerare, da studiare, da investigare, soprattutto a livello di città e di aree antropizzate, dove si concentra la maggior parte della popolazione e dove incidono tanto anche fattori di tipo socio-economico, variabili legate alla struttura della città e a come è stata pianificata, ovvero a come non è stata pianificata in molti casi nel tempo. E la presenza di aree verdi, per esempio, e per venire anche al tema centrale dell'iniziativa di oggi, la loro distribuzione più o meno omogenea sul territorio, la loro accessibilità ai cittadini sono parametri da considerare perché incidono sulla qualità della vita e sulla qualità dell'ambiente urbano, agiscono direttamente con le matrici ambientali, l'aria, l'acqua, mitigano il rumore, favoriscono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e contribuiscono quindi indirettamente a migliorare i determinanti ambientali di salute e di benessere delle persone.
Ecco, probabilmente sin da questa mia breve elencazione si comprende la complessità del fenomeno e anche la necessità di indagarlo a 360 gradi. Quindi nella valutazione dello stato di salute umana occorre sempre di più adottare un approccio integrato e multidisciplinare, superando una distinzione tradizionale, una distinzione che ormai era diventata obsoleta, cioè di studiare per blocchi verticali ambiente e salute senza metterli in relazione, ma anche superando un concetto ormai non più recentissimo di salute, solo centrato sulla persona, e che invece deve, come dicevo prima, coniugare un approccio integrato, centrato sul rapporto ecosistema uomo e che tenga conto di tutte le interdipendenze, compresa quindi anche quella tra i cittadini delle aree urbane e il loro ambiente naturale e seminaturale. Ecco quindi che il verde urbano diventa sempre più un fattore importante, vorrei dire decisivo, da considerare e da valutare. Quindi la giornata come quella di ieri, giornate come quella di oggi, sono occasioni che servono a comprendere meglio la complessità delle variabili in gioco nella relazione delicata ma essenziale, ripeto ancora, tra ambiente urbano e salute pubblica. Ecco, concludo, anche perché ci sono moltissimi interventi che meritano di essere ascoltati e opinioni che meritano di essere approfondite, salutando tutti i relatori del panel di oggi, ancora ringraziando i colleghi che hanno organizzato questo evento, il Comitato Nazionale per il Verde Pubblico, e ringrazio veramente per la disponibilità a partecipare, augurando a tutti buon lavoro, buon convegno, ma soprattutto, ecco, con l'auspicio che quello di oggi sia non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per studi e elaborazioni future che tengano conto di questo aspetto così decisivo nella ripresa del Paese. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente. Massimiliano, a te la parola. Grazie mille Anna. Io saluto a mia volta tutti i partecipanti ai lavori di oggi. Ringrazio te, ringrazio soprattutto l'amico Stefano Laporta. Faccio, rapidamente due considerazioni. La prima lo dico con il sorriso sulle labbra, è tra virgolette una critica ad Anna e a Stefano Laporta, perché se hanno un difetto, ammesso che sia un difetto, è la modestia. Anna ha detto che ci ha ringraziato anzi per la ospitalità come Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico all'interno degli Stati Generali. Devo correggerti, ospitalità si dà agli ospiti, voi non siete ospiti perché ospiti chi sta fuori, siete pienamente dentro il nostro lavoro, il nostro discorso, il nostro percorso sin dall'inizio, perché dove siamo riusciti ad arrivare, fermo restando che c'è tantissima strada ancora da fare, non sarebbe stato possibile senza ISPRA. Allo stesso modo Stefano ha parlato di quello di oggi come un evento collaterale rispetto agli Stati Generali, e invece, almeno dal mio punto di vista, io lo considero parte integrante dei nostri lavori, perché ISPRA ha questa straordinaria capacità di mettere a fattor comune quelle competenze, quelle esperienze specialistiche e settoriali all'interno di un disegno integrato che per noi è stata assolutamente indispensabile, per noi del Comitato, in questi 7 anni. Ripeto, senza ISPRA tutto quello che in qualche modo siamo riusciti a conquistare anno per anno in termini di avanzamento della comprensione della complessità e anche della importanza di questo tema, senza di voi non sarebbe stato possibile. Quindi siamo noi che ringraziamo voi per il lavoro fatto fino a qui e anche per lo spazio e la presenza che attraverso la mia persona ci consentite oggi, e vi assicuro non sono parole di circostanza. Quanto al tema di oggi voglio aggiungere soltanto una notazione. Effettivamente il tema degli spazi verdi all'interno dei contesti urbani ha una valenza multipla, e all'interno di questa valenza multipla c'è anche una valenza che muove nella direzione della socialità. Gli spazi verdi hanno un ruolo preciso all'interno delle città perché favoriscono e sviluppano anche la socialità. La socialità è un
se volete, un aspetto trasversale che non è né alieno né in grado di esaurire gli aspetti, diciamo così, che hanno a che fare con il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la salute umana, tra diciamo quello che è la vita dell'uomo all'interno dei contesti urbani e le ricadute economiche molteplici che questa presenza dell'uomo all'interno dei contesti urbani produce e innesca. In qualche modo non è nessuna di queste cose isolatamente considerate e allo stesso tempo è tutto insieme. Io ricordo due cose che mi hanno molto colpito. La prima risale al 2017, c'era il governo Gentiloni, allora una norma di un decreto legge in tema di sicurezza pubblica, sicurezza all'interno dei contesti urbani, è stata emanata una disposizione che affida più poteri ai sindaci e dà uno statuto per la prima volta in assoluto alle aggregazioni fra cittadini, quindi all'attivismo civico, investendoli di un ruolo che in qualche modo la legge non aveva mai loro riconosciuto come fattore di protezione, di tutela e di sorveglianza di luoghi come gli spazi urbani che sono espressamente definiti dalla legge, in quel caso, importanti spazi di aggregazione sociale. Quindi questo tema non è un tema di oggi, è un tema, diciamo, che ha colpito l'attenzione del legislatore già da diverso tempo e certo oggi l'emergenza Covid lo ripropone in forme rinnovate e riattualizzate alla nostra attenzione. Da questo punto di vista, e concludo, diciamo, questo breve indirizzo di saluto, certamente tutti siamo rimasti colpiti dal fatto che nei giorni che hanno preceduto il lockdown totale, in cui c'è stata un'escalation di progressive chiusure e limitazioni, c'è stato un addensarsi importante delle persone alla ricerca di uno spazio di libertà al di fuori della propria casa, proprio nei parchi e negli spazi urbani dove c'è verde attrezzato, dove c'è un'altalena per un bambino o una panchina per un anziano. Quando il lockdown è finito a maggio, c'è stato un tale ritorno prepotente alla frequentazione di quegli spazi che, lo abbiamo appreso dai giornali, molti sindaci si sono trovati costretti a emanare delle ordinanze d'urgenza per fronteggiare quello che era divenuto come dire, un fenomeno dai numeri importantissimi e che si traducevano nei fatti in quell'assembramento di persone che in questo momento è assolutamente sconsigliato per ragioni epidemiologiche. Ecco, io credo che proprio quello che è accaduto immediatamente prima del lockdown e immediatamente dopo il lockdown ci restituisca con la forza dei fatti, con l'evidenza dei fatti, l'importanza e la potenza come fattore attrattivo che gli spazi urbani, grandi e piccoli, purché attrezzati, esercitano sui milioni di persone, sui milioni di italiani che vivono nelle nostre città. Un motivo in più per mettere attenzione su questo tema, un motivo in più per lavorarci con competenza, con energia, con determinazione, perché su questo tema e su questa questione, che è una grande questione politica nazionale, quella del verde urbano, c'è poco da fare, ormai è sempre più evidente, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, quindi abbiamo bisogno di continuare a discutere, di continuare ad approfondire, come farete oggi con gli esperti che a partire da fra qualche minuto si succederanno uno dopo l'altro. Grazie ancora per il vostro lavoro e per il nostro coinvolgimento. Arrivederci. Bene, Massimiliano, grazie ancora. Io è un piacere comunque lavorare col Comitato, devo dire, è un'esperienza che da anni ci qualifica, ci forma anche sempre di più sul piano professionale, ma anche sul piano umano. È piacevole proprio stare con voi e anche così sull'onda della tua appassionata anche voglia di fare, e io credo che abbiamo veramente raggiunto dei grandi risultati. Io passerei subito la parola a Silvia, che modererà i relatori, gli interventi, e vi darà tutte le note tecniche del caso con le quali poi ci rimbalzeremo un po' la parola per rendere anche il coinvolgimento dei partecipanti più attivo. A te la parola, Silvia. Bene, grazie Anna, buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i relatori, a tutti coloro che ci stanno seguendo, che vedo che sono sempre più numerosi.
Come ha anticipato Anna, abbiamo un ricco parterre di relatori, di esperti nazionali e internazionali, che saluto cordialmente e comincerei subito con il dare la parola ai colleghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un po' il nostro riferimento per molti aspetti che riguardano ambiente e salute. In particolare darei la parola a Francesca Racioppi e a Pierpaolo Mudo, appunto, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dello European Center for Environment and Health, che ci parleranno nel verde urbano e salute, di cosa sappiamo e di cosa possiamo fare. Ecco, direi che per questa relazione Francesca e Pierpaolo ci sono circa 20 minuti che avete a disposizione. Nel frattempo, coloro che ci seguono, se hanno piacere di rivolgere delle domande ai relatori, possono farlo via chat. E poi, se riusciamo tutti a rispettare i tempi, ci sarà magari tempo per un paio di risposte. Quindi, Francesca, ti lascio il parterre. Se riesci, non ti vedo, però... Mi dovreste vedere, ecco. Sono collegata in video e in audio. Bene. Buongiorno a tutti, ed è un piacere enorme essere a casa, se mi consentite questa espressione. Seppur virtualmente, quindi molte grazie a ISPRA per aver organizzato questo convegno e per averci invitato a condividere con voi le esperienze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su questo tema. Chi mi ha preceduto ha inquadrato perfettamente le motivazioni che spingono un organismo internazionale come l'OMS, che si occupa di sanità pubblica, a cimentarsi con il tema del verde urbano, del verde pubblico e degli spazi ricreativi. E il motivo per cui lo facciamo è chiaramente, da un lato molto semplice, dal lato un po' più complesso. È semplice nel senso che noi ci occupiamo di salute pubblica. E sappiamo e vediamo che esiste una conoscenza crescente che si sta accumulando, è in crescita, in forte crescita, la conoscenza che stiamo sviluppando nel campo della relazione fra ambiente verde e salute. E quindi è importante mettere questa conoscenza a disposizione dei decisori, a disposizione di chi il verde lo gestisce, lo ama, lo rende fruibile ai cittadini. L'altro motivo per cui ci occupiamo di questa tematica è che è una tematica molto trasversale a diversi aspetti della salute, dalla salute mentale alla salute fisica, ma è trasversale anche a temi di salute ambientale, come è stato già ricordato, da un punto di vista del cambiamento, supporto nell'adattamento al cambiamento climatico, supporto nella gestione, nella prevenzione, per esempio, dell'inquinamento atmosferico, bolle di supporto per la diminuzione del rumore. L'ultimo motivo per cui siamo estremamente eccitati e deliziati di poterci occupare di questo tema è che normalmente ci occupiamo di quelli che sono i problemi, di come possiamo ridurre i rischi, minimizzare i rischi per la salute dall'inquinamento. Ecco, il tema del verde pubblico è interessante da un punto di vista anche di policy, perché è un tema positivo, può essere declinato in senso positivo come un tema che ci permette di promuovere la salute, aumentare il benessere e, da un punto di vista, diciamo, della gestione delle città, ci consente anche di migliorarne la vivibilità e quindi anche diciamo, quegli aspetti che rendono le città più attraenti e attraenti anche a chi fa gli investimenti in termini economici. Lasciatemi condividere lo schermo, dovrebbe essere visibile, ecco qui, e quindi sarà un piacere per me cercare di andare attraverso inizialmente un riassunto di quelle sono le evidenze degli effetti degli spazi verdi sulla salute e poi passerò la parola a Pierpaolo Mudo, un collega conosciuto da molti di voi, si occupa da moltissimi anni di tradurre le evidenze in strumenti pratici, quindi
come possiamo utilizzare ciò che conosciamo per quantificare gli impatti, ma anche per offrire un supporto a chi deve decidere. Quindi Pierpaolo è un nostro esperto di modellistica e vi condurrà in un breve excursus attraverso gli strumenti che sono adesso disponibili. Allora, cominciamo dal dire, questo è un campo in crescita esplosiva. Vi sembrano le curve della progressione del Covid al peggio delle sue onde? No, in realtà queste sono le pubblicazioni nel corso degli ultimi anni su tematiche relative a salute e spazi pubblici. E vengono dalle scienze ambientali, dall'ecologia, sanità pubblica, studi urbani, studi forestali, di geografia, scienza delle botanica, biodiversità, psichiatria. Questo è il range delle discipline che in qualche modo si occupano di questo. E questo, diciamo, in qualche modo vi dà un'idea e condivisa, perché ci sono così tanti colleghi collegati che si occupano di una o più di queste tematiche, della trasversalità del tema. Quando abbiamo condotto una revisione delle evidenze disponibili sulla relazione fra salute e spazi verdi, abbiamo trovato che queste si rifanno ad alcune categorie principali. Il miglioramento della salute mentale e delle funzioni cognitive, e la riduzione della morbidità cardiovascolare, la prevalenza del diabete, il miglioramento negli outcomes, negli esiti delle gravidanze, quindi rispetto al peso, per esempio, alla nascita dei bambini, e in generale una riduzione della mortalità. Chiaramente la fisiologia e i meccanismi fisiologici che sono alle spalle di questi effetti sono molto complessi, sono spesso mediati da risposte ormonali, risposte agli stimoli che noi riceviamo nel trovarci in spazi aperti. In parte sono mediati dall'effetto dell'attività fisica, che è più facile e più gradevole praticare in spazi aperti e verdi di qualità. Per cercare di supportare i decisori abbiamo cercato di non solo di guardare le evidenze, ma anche di vedere le esperienze. E quindi abbiamo pubblicato qualche anno fa, 3-4 anni fa, una revisione degli impatti e dell'efficacia di diversi strumenti che sono stati posti in atto per facilitare sia la fruizione sia lo sviluppo degli spazi urbani. E ciò è stato poi tradotto in linee guida per poter gestire e per poter in qualche modo portare queste conoscenze nella pianificazione degli spazi urbani. E questo, devo dire, ci ha dato molta soddisfazione questo lavoro, perché è stato recepito anche in Italia. Abbiamo avuto il piacere di avere la traduzione di questo lavoro dal DORS c'è stato un interesse molto diffuso, che poi è riflesso anche nelle edizioni nazionali. Ora, uno degli elementi di interesse è però quello che l'accesso al verde non è uguale per tutti. E questo è una nozione molto importante, soprattutto in ambito urbano, perché sappiamo che in quasi tutti i paesi, e questo a prescindere dal livello dal livello di reddito, di ricchezza dei paesi, le persone con lo stato socio-economico più basso riferiscono di avere maggiori difficoltà ad accedere a spazi verdi e ricreativi di qualità rispetto a persone che appartenenti a stati socio-economici più elevati. E se andiamo a vedere i trend, che non sono facilissimi perché gli indicatori che vengono usati nel tempo come serie storiche sono ancora un po' problematici, però quello che vediamo è che la tendenza non è a migliorare, questa tendenza sembra persistere. E se andiamo a vedere un po' nel dettaglio, ecco, questi sono un paio di grafici che ho selezionato dal nostro rapporto sulle diseguaglianze
e ambiente e salute. Ecco, qui la freccia indica il dato relativo all'Italia, ma come vedete siamo praticamente in compagnia universale e vediamo che qui effettivamente la prevalenza della difficoltà ad accedere spazi o verdi ricreativi per quartiere di distribuzione del reddito è particolarmente pronunciata e quindi diciamo chi è più svantaggiato ha anche difficoltà ad accedere a spazi verdi di qualità. E questo non ci sorprende perché sappiamo che spesso uno dei problemi del verde pubblico è quello della sua manutenzione, della percezione della sua sicurezza e della sua qualità. Quindi in qualche modo queste indicazioni ci aiutano anche a mirare gli interventi in una direzione che cerchi di, come dire, di mitigare questi effetti e di concentrarsi sul miglioramento dell'accesso al verde, soprattutto per i gruppi più socialmente più svantaggiati. E vediamo più o meno gli stessi risultati se cerchiamo di vedere, se usiamo come indicatore la difficoltà ad accedere al verde o spazi ricreativi per difficoltà che le persone riportano nel pagare regolarmente i propri conti. Vi lascio con Pierpaolo e con un'ultima riflessione, ed è quella che abbiamo ancora molte cose che dobbiamo imparare sulla relazione fra il verde e, per esempio, la risposta che abbiamo dato collettivamente alla sfida del Covid. Chi mi ha preceduto ha parlato dei sondaggi e di come le persone abbiano percepito la mancata possibilità di fruire del verde e degli spazi pubblici come un problema grave nel corso dell'epidemia Covid. Ecco, queste sono due fotografie che ho scattato qui a Bonn, vicino casa, in un giardino pubblico con aree attrezzate per i bambini durante il primo lockdown. Durante il primo lockdown la paura, la mancanza di conoscenze ci ha spinto verso misure molto drastiche, compresa la chiusura degli spazi giochi per i bambini in moltissimi paesi d'Europa. Nel secondo lockdown che stiamo vivendo adesso, l'approccio è stato completamente diverso, quindi è stato un approccio molto più mirato. In questo caso, se non ho la fotografia di questi giorni, ma vedreste bambini che giocano in questi spazi. Quindi è stata un po' una combinazione di conoscenza di come possiamo prevenire efficacemente la trasmissione del Covid, coniugata con le nuove necessità che abbiamo adesso. Anna, mi chiedevi qualcosa? Mi volevi chiedere qualcosa? No, avevo sentito un intervento, ma io chiudo qui e passo a Pierpaolo. Grazie. Prego, Pierpaolo. Quando adesso cancello il mio schermo, quando mi vedrai vuol dire che hai 3 minuti ancora a disposizione, ok? Pierpaolo, ci sei? Non so se vedete il mio schermo. Sì? Vediamo uno schermo, sì? Sfide, c'è scritto? Sì, allora, buongiorno a tutte le persone collegate. È la seconda presentazione che faccio in italiano in 10 anni, quindi forse qualche strafalcione, qualche errore di terminologia ci sarà. Allora, Francesca ha detto in introduzione che il lavoro più grosso che facciamo è sulle evidenze e come mettere insieme queste evidenze. Un modo per metterle insieme è quello che Francesca presentava prima, cioè dare indicazioni di politiche. Un altro modo è quello di cercare di mettere insieme quella che è la conoscenza scientifica e darla a un pubblico più vasto, in particolare quelli che lavorano sia nel settore ambientale che nel settore della salute pubblica. Esiste una sfida gigantesca comunque nel tradurre le conoscenze che abbiamo, le evidenze e anche le evidenze deboli, la mancanza di evidenze, in un modo che possa essere utilizzabile.
quali sono queste sfide? Intanto noi dobbiamo definire cosa sono gli spazi verdi. La classificazione e definizione di spazi verdi non è assolutamente banale. Secondo punto, noi abbiamo bisogno di essere d'accordo, metterci d'accordo su quali sono gli indicatori per gli spazi verdi. Francesca prima stava menzionando l'accessibilità, quello è già un indicatore, la disponibilità è un altro indicatore. Dobbiamo poi pensare qual è la relazione tra spazi verdi e salute. E poi dobbiamo cominciare a pensare se siamo in grado di dare indicazioni su quelli che sono dei valori standard minimi su cui poi possiamo dare delle indicazioni anche di politica. E la cosa più importante è capire quanto sono efficaci gli interventi che noi possiamo fare sugli spazi verdi per promuovere diversi benefici sulla salute. Noi abbiamo prodotto, negli ultimi anni abbiamo lavorato con diversi scienziati, con un gruppo abbastanza nutrito di scienziati, sia europei che extraeuropei, sulla produzione di un software che metta insieme le conoscenze, quindi un software che ha uno scopo, se volete, educativo e anche scientifico, su come si mettono insieme le conoscenze che abbiamo sulla relazione tra spazi verdi e salute. Io mi arrischio subito la solita cosa che è difficile da fare, cioè faccio girare un software, sono in un ambiente GIS, quindi siamo in un sistema informatico informativo geografico, questo è GreenUR, che è questo software che stiamo utilizzando in special modo per educare, per spiegare, per far crescere la consapevolezza dell'importanza di tutte le relazioni che esistono tra gli spazi verdi e la salute. Adesso vado velocissimo a farvi vedere un progetto in un minuto, questo ho ricreato praticamente la situazione di Barcellona, pubblicata in due paper scientifici. Che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di tre dati. L'area su cui noi lavoriamo, la popolazione che vive in quest'area e quali sono gli spazi verdi che abbiamo a disposizione in quest'area. Quindi chi lavora anche sull'inquinamento atmosferico ha capito che ci troviamo in un tipo di studio di impatto, di rischio, che è abbastanza consolidato, cioè popolazione, esposizione e un'area definita. Quindi dobbiamo poi andarci a trovare se ci sono dei rischi. Vi faccio vedere semplicemente qui che noi la definizione di spazi verdi la possiamo fare in molti modi diversi. E qui faccio punto NDVI perché tornerò su questo alla fine della mia presentazione. Una volta che noi abbiamo questi tre indicatori, possiamo lavorare su tanti rischi diversi. Rischi che poi sono benefici, se volete. Possiamo lavorare su quelli che sono i benefici ecosistemici, quindi sulla temperatura, sull'inquinamento dell'aria, però non andrò a lavorare sui rischi ecosistemici che sono più complicati da far girare, ma andiamo a vedere velocissimo il rapporto tra gli spazi verdi e la mortalità. Ho Barcellona che sono 102 chilometri quadrati. Voglio andare a vedere vedo che gli spazi verdi sono 5 km quadrati, c'è cioè una percentuale del 5%. Mi interessa andare a vedere quante persone vivono a 300 metri da uno spazio verde, cioè quindi quant'è la disponibilità, attenzione, non l'accessibilità degli spazi verdi. E mi creo quindi in uno spazio GIS dove io non ho fatto muovere a nessuno un bottone GIS. Quindi abbiamo semplificato abbastanza quelli che sono i risultati, quelle che sono le operazioni da fare. E qui ho creato per Barcellona, per gli abitanti di Barcellona, dei buffer, cioè delle aree in cui io so che c'è una disponibilità di verde pubblico. Nonostante ci sia poco verde, io vedo che c'è una percentuale del 47% che ha uno spazio verde di almeno mezzo ettaro a 300 metri. Non sono pago di questo e voglio andare a vedere qual è l'effetto sulla mortalità. Saltiamo la possibilità di costruire scenari, cioè aumentare o diminuire lo spazio verde, e se io ho semplicemente dei rischi, in questo caso sono minori di uno, quindi sono dei benefici, io posso andare a vedere che 10 persone in generale hanno la mortalità cardiovascolare è ridotta
per 10 persone all'anno in termini di mortalità prematura. Non so se l'ho spiegato bene in italiano, però cioè lo spazio verde riduce la mortalità per 10 persone all'anno in termini cardiovascolari. Quello che dicevo prima sull'NDVI, non l'ho detto a caso perché adesso la settimana scorsa è uscito uno studio dei colleghi di Harvard in cui hanno dimostrato, adesso il paper è ancora sotto review, che negli Stati Uniti gli effetti del Covid-19 sono stati minori, la mortalità è stata minore nelle aree in cui c'era una disponibilità di verde. E hanno calcolato un 6% di riduzione di mortalità dovuta alla disponibilità di aree verdi. Gli stessi colleghi avevano lavorato sull'inquinamento atmosferico e hanno trovato un 8%. La relazione che esiste tra spazi verdi e salute è abbastanza complessa e richiederebbe una discussione molto più approfondita di quella che ho fatto finora. Quindi vado semplicemente alle conclusioni. Noi stiamo lavorando a rivedere questo strumento che abbiamo testato e volevamo lanciare quest'anno, ma ovviamente con tutto il caos che c'è dobbiamo aspettare perché non possiamo fare riunioni con 50 scienziati online in cui si vanno a vedere dettagli di formule, algoritmi, eccetera. Però con alcune città il prossimo anno faremo dei test e noi abbiamo finito una revisione sistematica degli effetti della qualità del verde urbano e degli spazi di acqua sulla salute mentale. È una delle più grandi revisioni sistematiche mai fatte, siamo partiti da più di 20.000 articoli e adesso avremo i risultati, penso nel giro di un paio di mesi li pubblicheremo come OMS. L'altro lavoro che stiamo facendo, ed è un lavoro grosso, è su quanto gli spazi verdi incidono sull'inquinamento atmosferico, che è uno dei problemi più complicati da risolvere. Io finisco ripetendo quello che diceva Francesca, cioè gli spazi verdi giocano un ruolo fondamentale per la promozione della salute umana. E il nostro lavoro è un lavoro che serve per mettere gli esperti di salute pubblica e chi fa pianificazione a un livello, secondo me, di dialogo diverso rispetto a quello che c'è stato finora. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito. Bene, grazie a Francesca Rasciotti, grazie a Pierpaolo, mi sembra che ci hanno già fatto entrare con forza e con puntualità dentro i temi che affrontiamo oggi qui in questa sessione. Vedo che c'è già una domanda per Pierpaolo da parte di Simone Borelli. Forse Anna vuoi presentarla tu la domanda? Sì, Simone, che tra l'altro parlerà dopo, chiede a Pierpaolo: avete fatto un link tra GreenUre e i3 o altri software simili? Sai, i3, quel modello? Sì, dunque, io sono in contatto con Novak, che è la persona che da più di 20 anni sviluppa i3, però l'approccio che noi abbiamo è completamente diverso perché è un approccio che parte dalla salute, mentre l'approccio di i3 è un approccio che parte dagli esperti di forestali, di agrari, ed è un software che è stato sviluppato, che è eccezionale, io lo dico, è stato utilizzato adesso anche in città europee, e noi non cerchiamo di duplicare quello che viene fatto da altri. Quindi il ruolo di quello degli strumenti che stiamo sviluppando è diverso rispetto ad i3, che considero forse uno degli sviluppi più importanti per fare la modellistica degli spazi verdi. Grazie per la domanda, comunque. Ce n'è un'altra, se si può, Silvia? Sì, abbiamo ancora un paio di minuti. Il software trova la quantità di verde ottimale per ridurre gli impatti sulla salute? Tu alludevi anche a questo bisogno di trovare, no, qual è lo spazio, diciamo, ottimale di verde. No, questo è un discorso che purtroppo richiede un tanto tempo, però il problema è che gli spazi verdi producono dei risultati sulla salute che sono mediati, per esempio, dagli ecosistemi.
e sono effetti ridotti, per esempio, sull'inquinamento atmosferico. Quindi possono essere 5 persone di mortalità da una parte, il noise, il rumore attutito può produrre altri 2-3. Quindi è un discorso che va fatto in cui bisogna spendere parecchio tempo. Trovare una soluzione ottimale, non c'è una soluzione ottimale perché ce ne sono diverse. E quello che stiamo vedendo è che il lavoro, cioè la discussione che va fatta a un livello forse più specifico, è quella sulla scala di lavoro, cioè la scala del corpo, la scala dell'isolato, la scala del quartiere, la scala cittadina, la scala regionale. A quel punto, cioè con i pianificatori, bisogna vedere a che livello si può agire. Io quello che ho presentato è un lavoro a scala urbana, però è chiaro che quando si va al dettaglio della gestione di un parco bisogna vedere la qualità, ad esempio, degli alberi, bisogna vedere la densità, cioè è un discorso molto più complesso, però questa complessità non ci deve spaventare. E alcune soluzioni che vanno bene per la salute mentale non vanno bene per l'inquinamento atmosferico. Lo dico perché abbiamo avuto un dibattito la scorsa settimana proprio su questo. Sì, Pierpaolo, guarda, sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo tu, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, perché chiaramente sono molto complesse le dinamiche che regolano questo fenomeno. Sappiamo che ci sono appunto delle dimensioni che vanno tenute in considerazione, in particolare la meteorologia, che è responsabile della diffusione, della dispersione o piuttosto dell'accumulo degli inquinanti, che poi si porta dietro delle reazioni chimiche o chimico-fisiche che danno luogo a delle le più elevate concentrazioni di particolato secondario, fra cui il PM e così via. Quindi, come dici tu, non ci debbono spaventare le sfide, però bisogna lavorare con grande rigore su questo tipo di problematiche per riuscire a dare delle indicazioni che siano il più concrete possibile e individuare esattamente quali sono gli ambiti su cui bisogna concentrare gli sforzi e mettere in atto azioni e misure in modo da ottenere i risultati che desideriamo e che ci aspettiamo per quanto concerne la tutela della salute delle persone. Allora, a questo punto io andrei avanti con Simone Borelli. L'avete già avete già sentito la sua presenza perché ha fatto la prima domanda. Allora, Simone è il coordinatore del gruppo di lavoro Urban and Peri-Urban Forestry Officer della FAO, e il gruppo di lavoro ha il mandato di sviluppare una strategia comune sulle foreste urbane e periurbane nella regione mediterranea, e al gruppo di lavoro partecipano molti esperti e rappresentanti di enti e istituti di ricerca, fra cui anche l'ISPRA, proprio con Anna Chiesura. Allora, io darei la parola quindi a Simone, pregandolo di rimanere in 15 minuti. Come al solito, quando mancano 5 minuti alla fine della presentazione, io accenderò il mio schermo, così evito di interrompere il relatore. Prego, Simone. Sì, grazie mille Silvia, grazie per l'invito a essere a questo side event, un evento parallelo più che collaterale, direi. E, con Pierpaolo poi dovremo parlare meglio, perché senz'altro dal punto di vista forestale avremo un po' di questioni da risolvere, tipo l'OMS dice che 9 metri quadri, insomma, cose reali, citato in 1000 pubblicazioni e ovviamente non andrebbe sfatato in qualche modo insieme. Comunque, allora, io ovviamente come tutti vorrei essere qui oggi in un posto del genere, invece purtroppo siamo molto più spesso in situazioni di questo tipo e quindi abbiamo sempre più difficoltà a accedere al verde urbano che ci aiuta forse a vivere in maniera più sana. E Anna già l'ha detto, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto l'assenza di malattia. E le nostre città ideali forse dovrebbe essere qualcosa del genere, in cui abbiamo infrastrutture verdi, infrastrutture blu o blue infrastructure, accesso di tutti quanti a spazi vicini ai nostri punti di residenza. Purtroppo molto spesso invece la realtà assomiglia più a questa. Cioè, molti hanno detto che appunto c'è una differenza di reddito, una differenza di accesso
al verde urbano, alle capitale naturale che ci circonda. E, però piano piano penso che molti organismi stanno veramente spingendo sull'importanza del collegamento tra salute umana e il verde, i parchi, e importantemente a quella che è la coesione sociale. E in alcuni paesi stanno anche cominciando, non so se in Italia arriveremo mai, ad avere anche quelle che sono le prescrizioni verdi. Cioè, invece di prenderti una pasticca, vai a fare due passi nel parco. Questi sono esempi dalla Nuova Zelanda o dall'Inghilterra, ma piano piano c'è questa come dire, spinta dei medici, dei generalisti, insomma dei nostri medici di base, a usare sempre più la natura come un elemento di cura per le persone. E oggi, così, pensando un po' al Covid e al fatto che dovremo, oltre che curarlo, anche prevenirlo, volevo giusto fare una carrellata rapida su quattro aspetti che già anche gli altri colleghi hanno toccato, ma giusto per passare rapidamente in rivista. Quelli che sono forse, secondo me, quelli che sono più legati all'epidemia, alla pandemia o sindemia corrente, come vogliamo chiamarla. Il primo, ovviamente, è l'inquinamento urbano, che la slide si è mangiata in parte, comunque colpisce almeno il 90% della popolazione mondiale, comunque esposta almeno una parte dell'anno a inquinamento urbano. C'è stato un cambiamento grosso dagli anni 70 ad oggi, e c'è stato un cambio di prevalenza del tipo di inquinanti che ci colpisce di più. In questo momento probabilmente quello che ha un impatto più grande sono le PM, le particelle, il particolato, insomma, le PM2,5 e PM10. E vediamo che in alcune zone del mondo veramente hanno una prevalenza fortissima, soprattutto nel Pacifico e in Asia, c'è una percentuale di morti dovute a inquinamento aereo in varie forme altissima. Fortunatamente in Europa e in America un po' meno, ma veramente la prevalenza è importante. E se la slide avanti, scusate, ecco, technical problems, e vediamo che l'Europa ha questa prevalenza fortissima di concentrazione di PM10 e di ozono, e vediamo stranamente che anche il nord Italia è colpito in maniera molto alta, quindi c'è un dossier recente del 2017 sulla qualità dell'aereo in Europa, e vediamo che in alcuni punti la concentrazione è veramente molto molto elevata, e senz'altro il danno alla salute è importante. Ora, Simone, scusa, sì. Ti interrompo, se parli più vicino al microfono ti sentiamo, sì. Meglio. Meglio così? Sì. Sì, scusate. Certamente il verde non è una panacea e va gestito bene, come diceva Pierpaolo prima. Gli alberi e le superfici verdi urbane, gli spazi verdi, hanno effetti diversi, e quindi è importante che vengano gestiti in maniera accurata per evitare effetti canyon, oppure per veramente creare barriere efficaci contro l'inquinamento. E quindi pianificare appunto questi spazi può avere senz'altro delle health outcomes, dei risultati sulla salute importanti, però deve essere fatto in maniera appropriata e in maniera scalare. È uscito proprio recentemente uno studio proprio sull'efficacia reale delle varie infrastrutture verdi, lo studio di Hewitt, che ha dimostrato che in realtà l'efficacia cambia a seconda della scala e a seconda della distanza, e quindi è importante, quando guardiamo la pianificazione degli spazi verdi, anche capire esattamente come funziona l'inquinamento e come le infrastrutture verdi possono servire ad aggiustare o ad aiutarci a ridurle. L'esercizio fisico è senz'altro importante, come dire, anche quando realizziamo nuovi spazi e nuovi parchi, l'importante è creare spazi diversi e spazi per tutti, accessibili, che abbiano veramente la possibilità di creare un paesaggio, un range di attività che possa, questo è in Cina, i cinesi sono sempre, fanno sempre cose in grandi ovviamente, ma creare degli spazi vari, molteplici, che hanno benefici sia fisici che mentali per i cittadini. È importante creare spazi appunto fruibili con la mobilità dolce, ed è importante creare spazi dove anche i disabili e gli anziani abbiano facile accesso. Quindi sono sempre punti importanti da usare anche dal punto di vista proprio del forestale, quando io pianifico uno spazio,
ricordarmi di questi elementi importanti. E molti studi anche dimostrano l'importanza di avere agricoltura urbana in città, non soltanto le foreste urbane, gli spazi verdi, ma anche agricoltura urbana, che ha senz'altro vantaggi sia dal punto di vista di rilassamento salute mentale, ma anche ovviamente di produzione di cibi sani per le popolazioni urbane. Ho sentito parlare non tantissimo oggi del sistema immunitario, ma ovviamente un sistema immunitario più forte ci aiuta a essere più resilienti in caso di malattie tipo appunto trasmissibile, comunque che intacca il sistema immunitario. E ovviamente il sistema immunitario è intorno a noi, dappertutto siamo degli, come dire, del nostro bionte, il nostro bioma umano, anche qualcosa del genere. E una cosa che noi cerchiamo, dimentichiamo spesso, è che da piccoli giocavamo nel fango, o almeno io, non so se gli altri, e eravamo esposti comunque a un bioma, un microbioma molto più ricco. Adesso i nostri figli sono sempre più tenuti in ambienti asettici e perdono forse questo contatto. E molti studi dimostrano che un contatto precoce con un bioma più ricco rinforza il sistema immunitario e poi riduce la morbidità più avanti nel tempo. Certo, c'è stata anche tutta questa moda del forest bathing, no? Del fatto di bagnarsi nelle foreste, anche questo comunque sembra che abbia effetti importanti sul rafforzamento del sistema immunitario, e quindi un ruolo dei terpeni, penso che in questo caso di altri fattori, di oli essenziali delle foreste, che rafforzano il nostro sistema immunitario. Tanto che ormai ci sono anche degli studi di architettura che stanno pensando alla realizzazione di edifici che rinforzano il microbioma umano, e quindi attraverso una serie di tecnologie che appunto rinforzano il bioma umano per ogni edificio singolo, quindi ovviamente siamo a livello micro. Ovviamente c'è sempre, parlando di sistema immunitario, dobbiamo sempre stare attenti al fatto che gli alberi hanno anche dei rischi e possono provocare allergie o problemi simili, eccetera. La salute mentale è stata citata varie volte, ovviamente siamo tutti stressati in questo momento. Avere un ambiente rilassante in cui poter stare o lavorare aiuta senz'altro a ridurre lo stress. Guardare anche semplicemente fuori dalla finestra, studi classici parlano sempre del miglioramento delle guarigioni se tu vedi una finestra fuori, un albero fuori dalla finestra dell'ospedale, Ulrich e altri, insomma, classici. E poi importante credo sia questo, l'idea di avere ambienti urbani sempre più simili alla natura, per tutta la teoria della biofilia. Disegnare spazi verdi più naturali possibile alla fine ci rende più felici, tra virgolette. E anche intorno agli ospedali molti studi dimostrano che avere ambienti, diciamo, più verdi, più sani intorno agli ospedali può aiutare il recupero ambientale. Cioè, detto questo, cosa è successo però durante questa pandemia? Anzitutto, come già detto in precedenza, la reazione immediata è stata chiudiamo tutto, no? Almeno da noi e anche in molti altri paesi, appunto una malattia sconosciuta, non sappiamo come si trasmette, e chiudiamo tutto. Però non tutti l'hanno fatto. Noi abbiamo fatto uno studio, una consultazione online con vari colleghi del mondo, abbiamo visto che sì, è vero, alcuni paesi hanno chiuso, ma altri hanno chiuso solo in modo parziale, o altri ancora hanno chiuso modo totale, in modo a non lasciare aperto del tutto. Per esempio la Corea del Sud, la Danimarca, la Nuova Zelanda, eccetera, hanno lasciato aperto. Quindi non tutti hanno chiuso, non tutti hanno reagito allo stesso modo alla pandemia di Covid. Gli Stati Uniti hanno fatto questa campagna di 6 piedi di distanza, teniamoci a distanza almeno 2 metri, e i parchi sono rimasti aperti. Scusate, ma devo ho il caso di... E in molti altri casi hanno usato l'idea del cerchio, no? Del cerchio magico in cui le persone stanno a distanza. O altri hanno pensato alla quadratura del cerchio. Insomma, quindi diciamo che sostanze, le misure sono state diverse, ma i parchi sono rimasti aperti. E in alcuni paesi qualche esperto di marketing ha inventato il nuovo tappeto da picnic. Scusate, qui c'è il telefono che mi squilla in continuazione. Devo rispondere, se no mi... pronto? Sì, guardi un attimo, le passo un attimo a mia moglie, che sto un attimo in una videoconferenza, mi scusi. Aspetti. Scusate un secondo, ma... Silvia,
Non so se vogliamo occupare questo tempo, c'era una domanda di Silvano a cui non abbiamo dato spazio. Sì, lo so, la chiamo a 5 minuti, mi spiace, ma sto proprio in mezzo alla presentazione. Ma non pare, adesso la chiamo e faccio chiudere la spiego, va bene? Allora dopo, dai. Dai. Hai ancora 3 minuti, eh? Scusate, il bello della diretta, questo, cioè in mezzo alla campagna purtroppo a volte succedono cose strane. Comunque dicevo, parlavo del marketing creativo di alcuni nuovi, come dire, sistemi per il campi picnic. Altri hanno introdotto sistemi di conteggio, cioè di contare il numero minimo di persone che possono accedere a un parco e quindi lasciare comunque il parco aperto ma ridurre il rischio di assembramento. Un'altra soluzione interessante, questa del Galles, è fare il senso unico. Perché non dobbiamo essere a incrociarci? Facciamo il senso unico, facciamo in modo che la gente entri da una parte e c'è dall'altra, ma comunque lasciamo lo spazio aperto. A Singapore hanno usato il QR code, quindi tu ti registravi col QR code, GPS, forse un po' invasivo della privacy, però hanno lasciato comunque i parchi aperti, garantendo a tutti una certa sicurezza nell'utilizzo degli spazi verdi. E questo è un design invece di un nuovo parco a Vienna, fatto a forma di impronta digitale, ed è un parco a senso unico. Tu entri da una parte, esci dall'altra. Comunque fruisci dello spazio verde senza rischiare, sommato, di assembrarti o di incrociare altre persone. E, insomma, sostanzialmente il messaggio di fondo è, almeno cerchiamo di portare il verde al cuore della pianificazione urbana, perché il verde in realtà, come altri colleghi hanno detto, ha dei benefici importanti, dei benefici unici per la nostra salute. Vanno gestiti bene, disegnati bene, eccetera, però senz'altro servono, devono servire a tutti. Toccando di nuovo il tema degli SDG e dell'uguaglianza, non tutti hanno lo stesso accesso al verde pubblico, non tutti hanno lo stesso accesso ai servizi ecosistemici che portano alla salute. Quindi, ricordando tre tra i tanti SDG, i 17 SDG, salute e benessere, ridurre le disuguaglianze e avere città e comunità sostenibili, sono punti importanti che vanno ricordati ogni volta che parliamo di pianificazione urbana. E credo che il messaggio forse più importante è che l'infrastruttura verde deve diventare un sistema di salute pubblica e quindi, come diceva forse il Presidente Laporta o anche Atelli prima, l'importante è che la politica si accorga del fatto che l'infrastruttura verde non è soltanto una cosa bella da avere dal punto di vista estetico, ma deve essere una parte integrante della pianificazione della salute pubblica, perché chiaramente sono elementi importanti. Diamo giusto l'attenzione finale su due pubblicazioni di Nature Conservancy che parlano di come si può finanziare il verde pubblico. È importante, anche il verde pubblico ha un costo. Loro, nella loro analisi finanziaria, hanno indicato che probabilmente per ogni dollaro investito in verde pubblico se ne risparmiano 10 in salute. E quindi diciamo che mi sembra un messaggio importante da dare, che alla fine c'è una convenienza anche economica in questa vicenda degli spazi verdi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato nei tempi. Silvia, ho visto che sei apparsa, quindi scusate l'interruzione telefonica, ma devo stare in mezzo alla campagna. Ogni tanto appare gente strana che vuole attenzione. Grazie a tutti, qualsiasi domanda sono a vostra disposizione. Grazie, grazie Simone, sei stato perfettamente nei tempi. Ti ringrazio veramente tanto per questa bella presentazione sul ruolo delle foreste per la salute nelle nostre città. Volevo fare giusto un piccolo inciso rispetto a quanto tu hai detto all'inizio su le problematiche legate all'inquinamento atmosferico. Ci facevi vedere un po' la distribuzione nel mondo delle elevate concentrazioni di PM, certamente insomma nel nostro paese, se vogliamo un po' fare il downscaling a livello nazionale, in Italia abbiamo problemi di PM10, di PM2,5, di ozono, di ossidi di azoto, ma quello che volevo dire è che non dobbiamo pensare solamente all'inquinamento atmosferico, diciamo all'aria ambiente, quindi all'aria all'esterno, ma anche all'inquinamento dell'aria indoor, perché soprattutto nei paesi che tu ci mostravi, gran parte dell'esposizione, qui penso che anche Francesca e Pierpaolo, no, possano
darmi manforte e molto dell'esposizione agli inquinanti avviene proprio all'interno degli ambienti confinati per la cottura dei cibi, no? le modalità che vengono utilizzate all'interno delle abitazioni. Ora, Anna, volevo sapere se c'erano delle domande, mi pare che ce n'era una di Silvano Fares che avevamo lasciato indietro e poi forse c'è qualche commento qui per Simone? Silvano, sì, il collega del CNR fa un commento, concorda con l'importanza di usare questi modelli, ma si riferiva all'intervento di Pierpaolo, ma attenzione a concentrare gli sforzi sulla parametrizzazione per la realtà del verde in ambiente mediterraneo, che ha delle caratteristiche ovviamente sue proprie. Inoltre poco o nulla si sa del valore economico dei servizi ecosistemici nella nostra realtà urbana. Poi invece Ettore Scisci, una considerazione rispetto alla presentazione di Simone. Entrare nell'impronta digitale mi sembra un po' angosciante, costringere le persone in spazi fortemente obbligati non mi sembra coerente con l'obiettivo di salute pubblica, almeno per certi soggetti. Vabbè, su quello diciamo è ovvio, quello era un esempio estremo, insomma, ovviamente. Non sono d'accordo che ovviamente una persona con problemi di salute mentale o problemi di ansia, eccetera, entrare in uno spazio verde a senso unico costretto è assolutamente assurdo. Era un esempio estremo per mostrare un po' che tipo di misure stanno pensando in era post-Covid, che siano poi giuste o sbagliate, ovviamente questo dipende poi dall'obiettivo che si ha. Quello è anche l'obiettivo anche di stupire un po', credo, no? Sempre i nostri architetti cercano sempre di stupire un po'. No, infatti, sì, no, ma tra l'altro poi parlavamo prima con le colleghe dell'Istituto Superiore di Sanità che stanno notando come soprattutto per gli anziani si stanno evidenziando delle problematiche legate proprio al confinamento, alla chiusura nelle case, alla non possibilità di interagire con nessuno, quindi in fondo forse adesso stiamo vedendo un po' gli effetti di quelle misure che ovviamente abbiamo preso in quella fase, era giusto così. Io direi che ci siamo, c'è anche Marco Dinetti della LIPU collegato che chiede quali strategie comunicative si possono implementare per fare arrivare i vostri importantissimi messaggi al cittadino comune. Questa magari è una domanda che possiamo tenere forse alla fine come per tutti i relatori. Niente, potremmo passare Silvia al prossimo relatore, direi che non ci sono altre domande specifiche. Benissimo, allora è con vero piacere che passo la parola a Luciana Sinisi. Passiamo così dalle strutture, gli organismi, i rappresentanti degli organismi sovranazionali ai rappresentanti degli organismi nazionali, quindi Luciana è la responsabile della struttura di missione dell'ISPRA, Sostenibilità Ambientale e Salute. È il nome e il volto del tema ambiente e salute nel nostro istituto. Luciana, ti lascerei per 15 minuti la parola per il tuo intervento verde urbano da strumento di decoro a strumento di salute. Luciana, ci senti? Anche nel tuo caso non ti sentiamo, Luciana, anche no, nel tuo caso. Adesso mi senti? Benissimo, grazie. Quando tu vedrai apparire la mia immagine vuol dire che avrai ancora solo 5 minuti. Grazie. Volevo anche condividere lo schermo, ma mi sembra che non ci... Cioè, lo schermo lo vedete? Ecco, sì, sì, lo vediamo, lo vediamo. Ok, mentre non... Ecco, e anche il video. Magari se lo metti a schermo intero è meglio. Riesci? Allora, parlare, ci sto provando, sto premendo, vediamo se mi... Eccolo qua. Perfetto. Sicuramente, grazie Silvia delle tue parole e saluto tutti i colleghi con cui ho condiviso molti anni, non li contiamo, ma la nostra età non si contano, di attività ambiente e salute. Certo, parlare anche un poco tempo a disposizione, ma la mia sarà un'esposizione molto breve, dopo i relatori che mi hanno preceduto, che credo abbiano già risolto e dato risposte al titolo della mia presentazione, cioè il verde urbano che non è più uno strumento vero e proprio di salute e benessere.
Però mi riallaccerò poi nella presentazione di alcune parole chiave già dette. E ovviamente la mia presentazione è dal punto di vista di ambientale, di istituzione ambientale. E in questo mi riallaccio subito a quello che diceva Francesca Racioppi all'inizio, che molte attività di ricerca del verde urbano ci pongono la sfida di valutare i benefici. Un'attività su cui noi non siamo molto familiari, come nella prassi delle agenzie ambientali per quanto riguarda i temi ambiente e salute, quindi abbiamo bisogno sicuramente di sviluppare metodologie in tal senso, ma credo che abbiamo soprattutto bisogno di sviluppare e ampliare il discorso ambiente e salute, intercettare quella che è non solo gli aspetti del benessere, specialmente del benessere mentale, ma anche e soprattutto la dimensione sociale delle tematiche ambiente e salute. E quindi in questo senso penso che il verde urbano sia un'ottima palestra, da quello che abbiamo visto, per far crescere. E anche temi come l'equità o le disuguaglianze non sono temi storicamente familiari nelle attività di agenzie ambientali come lo è più nella sanità pubblica, ma comunque va detto che anche grazie agli impulsi dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ci stiamo attrezzando. Quindi ancora di più questo, ecco, deve diventare un'opportunità. Ci sono tuttora delle questioni aperte e credo che per poter diventare un'opportunità anche cercare di capire quali sono i nostri scenari di lavoro, virgolette, istituzionali, su cui possiamo cimentarci. Inizio subito col far vedere, questa dovrebbe essere una slide finale, ma la facciamo iniziale, di quelle che sono, di quello che sappiamo. È stato già detto molto in tema di verde urbano, da queste crescenti evidenze scientifiche, il fatto che sia importante anche perché investe la maggioranza della popolazione, dal momento che più dell'80%, secondo stime, dal 70 al 90% vive in aree urbane. E tra le altre cose, il verde urbano, nonostante sia ancora non abbia ancora trovato una collocazione ordinata o programmatica nelle attività ambiente e salute, è comunque condiviso in molti documenti e rapporti istituzionali di cui poi ne parleremo. Questa grafica che vedete accanto, che riassume tutti quelli che sono i benefici, questo potentissimo strumento comunicativo che abbiamo a disposizione, ma con cui appunto dobbiamo continuamente imparare a cimentarci soprattutto per gli aspetti qualitativi, non solo quantitativi. Su questo non la vado a leggere, ma questa comunque è una figura, una infografica realizzata nell'ultimo rapporto dell'Agenzia Ambientale Europea, Healthy Environment, Healthy Lives, che qui vedete nel 2020. Ho voluto mettere queste copertine per far vedere anche tutto sommato l'attenzione che come Agenzia Europea è stata dedicata a questo tema, direi la crescente attenzione, cioè comunque attività di nicchia collegate soprattutto anche ai diversi fattori legati anche ai macro impatti dei cambiamenti climatici, quindi benefici ecosistemici eccetera. I benefici che ci provengono dal nostro rapporto con l'ambiente naturale cominciano a far parte dal 2013 del rapporto su ambiente e salute dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, per poi diventare, ma non soltanto, direi entrare già nel titolo e non soltanto nei contenuti, come vedete nel sommario, ma entrare nel titolo portando quella nuova parola, benessere, che come dicevo prima, non è un'attività di lavoro che abbiamo consolidato nel tempo. Consideriamo sempre, per chi non è informato, che per noi seguire le attività dell'Agenzia Ambientale Europea è importante, perché anche perché facciamo parte di quel network di rappresentanti, di centri di riferimenti nazionali, in questo caso per il tema ambiente e salute, come per altri temi ambientali.
E quindi è un importante non solo strumento di condivisione di esperienze, ma diventa anche uno strumento conoscitivo per i paesi che partecipano a queste attività, quindi per i paesi partner nell'ambiente europeo e la Commissione europea stessa. Proprio sempre portando il discorso sul nostro, intendo nostro, di agenzia ambientale, di istituto ambientale, esattamente, sappiamo che esistono delle questioni aperte ancora in corso che comunque possono essere condivise anche con altri obiettivi. La prima questione è stata già detta, mi sembra la stessa Francesca Racioppi, e cioè che nonostante sia crescente, direi quasi che spinge con urgenza la produzione scientifica, comunque è una valutazione che stenta ancora a entrare nella programmazione e nella prassi locale, se vogliamo anche nazionale, questo aspetto. E come dicevo, rispetto alle altre tematiche, quello che abbiamo detto implica ancora delle questioni aperte per gli ambiti di ricerca, oltre alla valutazione dei benefici, soprattutto la dimensione sociale del benessere, e anche direi l'attenzione degli aspetti qualitativi, oltre che quantitativi, del rapporto con il verde urbano. A mio parere va potenziata la comunicazione e informazione istituzionale su questo tema, anche proprio per coinvolgere per una migliore partecipazione in tutti i sensi di tutti gli attori, non esclusi i cittadini ovviamente, e anche per invogliarli ad avere tutto sommato una cura maggiore di uno strumento di salute, per la loro salute e in particolare per i loro figli, e potenziare questa percezione dei benefici con il benessere nella prassi di operatori ambientali. Per far questo così rapidamente ho immaginato delle aree di lavoro e dei riferimenti su cui questa tematica può inserirsi. Sulla sanità pubblica l'ho messa in grigio perché loro hanno una tradizione fortissima, cioè in fondo il verde urbano è stata la risposta inizialmente alla sedentarietà delle aree urbane, appunto, delle città e degli stili di vita. Sedentarietà è, come sappiamo, un grande fattore di rischio per quella che è ormai, certo adesso a noi ci sembra lontano in questi tempi di epidemia, ma quella che è l'emergenza epidemiologica vera ormai da anni, quella delle malattie croniche non trasmissibili come malattie cardiovascolari, obesità, diabete. E quindi soltanto un breve così spunto. Non vedo bene l'ora sul mio PC, quindi ti prego di darmi magari, Silvia, un avvio quando sto a 3 minuti. Su quelli che sono le aree dal punto di vista ambientale dove coltivare o dove comunque questo rapporto potrebbe essere sviluppato, e cioè biodiversità e salute e, non in ultimo, l'agenda 2030, lo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda biodiversità e salute, adesso questa infografica poi la spiegheremo un po' meglio, sappiamo sicuramente che esistono numerosi impegni da parte delle istituzioni ambientali e sanitarie. Qui ve ne ho citate alcune legate proprio al verde urbano e all'area urbana in generale. L'OMS da sempre ha questo, io mi ricordo ormai da sempre, questo network The Healthy Cities, e ci sono anche questi progetti, un progetto Urbat che è un progetto molto applicativo di scambio di esperienze, ma tra l'altro il tema del rapporto con le aree verdi è stato sempre un tema molto sostenuto anche nelle conferenze interministeriali sia a Parma che nell'ultima di Ostrava. E il tema biodiversità e salute entra per la prima volta anche nel nostro piano nazionale della prevenzione, anche in risposta a quelle urgenze dell'applicazione dell'approccio One Health che l'attuale pandemia ci ha chiamato a rivedere con forza. E per quanto riguarda a livello internazionale, quello che spicca è che il tema biodiversità e salute ha dato origine già ormai da molti anni ad un programma in comune nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite per la biodiversità con l'OMS. Un programma di lavoro comune che
ha sviluppato, la cui prima pubblicazione nel 2015, quindi siamo in era pre-Covid, come molte cose, ha sviluppato tra le altre cose questa bellissima infografica che penso ci consente ad una lettura anche veloce di vedere tutte le, di visualizzare le interconnessioni e gli effetti positivi per la nostra salute e anche, come vedete qui, per il nostro benessere mentale e in questo caso anche per le malattie infettive. Ovviamente era pre-Covid, il rischio sanitario all'epoca, lo è tuttora, non è che è scomparso, è quello delle malattie infettive trasmesse da vettori, soprattutto nelle aree urbane. Però sappiamo che comunque la biodiversità ormai, soprattutto la distruzione della biodiversità, ha avuto e ha un ruolo importante tutte nell'insorgenza delle zoonosi che sono diventate sempre più frequenti e proprio la distruzione delle... Io qui purtroppo le vostre facce mi coprono un pochino le... Comunque volevo dirvi che già in questo voi lo vedete, io no, però vado a memoria, che già in questo rapporto di omnicomprensivo sui temi di biodiversità e salute, un capitolo è specificatamente dedicato ai benefici del rapporto uomo e natura, soprattutto le aree verdi o le aree blu. Quindi c'è un riconoscimento. Forse, vediamo se riesco a spostarvi un pochino, anche la strategia di lavoro nella tutela della biodiversità declina. Qui vi ho riportato proprio il testo di un pamphlet della Commissione europea. Tutti i rapporti, da un quadro abbastanza ampio dei rapporti tra biodiversità e salute. E soprattutto quello di cui ci si occuperà, e soprattutto ne parleremo dopo, dell'effetto benefico che la natura ha sulla salute e sul benessere mentale di tutti voi. E ma nomina anche altri due importanti costituenti, e cioè l'equità, quindi le disuguaglianze, e aggiungerei anche le vulnerabilità, come vedremo dopo, e il diritto intergenerazionale. Luciana, scusa, due minuti. Perfetto. Riportare la natura nella nostra vita credo che sia uno slogan di questa strategia che possa guidare tutti gli atti. Come strumenti già sono stati nominati dal direttore, le Green Infrastructure sono di fatto a questo punto uno strumento di salute, sono varie e da qui questa è un'altra infografica che mostra quelli che sono le... è sempre ripreso dal rapporto dell'Agenzia Ambientale Europea, i benefici per la salute. Esiste comunque sempre un'altra area di lavoro, diciamo, area di lavoro in cui è possibile sviluppare, e sicuramente l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. Già sono stati menzionati i goal implicati nella gestione del rapporto urbano, e vi ricordo che il target del goal 3, salute e benessere, non solo prevede di ridurre la mortalità per malattie non trasmissibili, ma anche parla di salute mentale e benessere. In tal senso, come membri aderenti alla ASVIS, abbiamo anche organizzato un webinar nell'ambito del FESIA dell'ASVIS. E tra le altre, gli SDGs sono stati più che accolti dall'OMS anche nell'ultima conferenza, come strumento per questa visione e gestione interconnessa di salute. Vi faccio vedere soltanto in una nella rivista Lancet, che hanno pesato vari lavori, e rispetto alla mortalità per malattie non trasmissibili, guardate, lo spessore delle linee dà il peso, e sicuramente è molto collegata alla città vivibili, quindi all'organizzazione cittadina. Ma gli spazi urbani fanno parte sicuramente dell'urban health e di tutte le interconnessioni con i vari, a linea diretta, chiaramente con l'obiettivo 11 delle città sostenibili, ancorché con
il Goal 3 specifico per salute e benessere. Chiudo dicendo che qui, quando parlavo di problemi di valutazioni quantitative e qualitative, c'è un problema di, se veramente crediamo che sia, e non solo ci crediamo, ma lo stiamo sempre dimostrando, è un discorso non solo di garantire di avere aree verdi, un certo numero quadrato di aree verdi a disponibilità delle persone, ma di garantire questo accesso anche ai più vulnerabili o in aree più vulnerabili. Questa è un atlante, l'ultimo atlante di Save the Children. Immaginate anche di passare un lockdown in queste situazioni periferiche, che ci ricorda che sono quasi 3,5 milioni di bambini e di adolescenti che vivono nelle 14 principali aree metropolitane del paese, 2 su 5. Cioè è il nostro futuro, e vedremo anche nelle prossime presentazioni quanto è importante il rapporto, la fruibilità per questi ragazzi, per il loro sviluppo psicofisico. Quindi questa attenzione all'equità ai gruppi vulnerabili credo che sia uno degli aspetti qualitativi che vada sempre più sottolineato nella gestione del verde urbano. Le conclusioni, è inutile che le leggo, ve le lasciano comunque, le abbiamo già dette, quindi visto che il mio spazio è finito, io vi ringrazio per questo spazio e buona continuazione. Grazie Silvia. Grazie Luciano, è sempre un piacere sentirti, hai fatto come al solito un'analisi completa, stimolante su tutti quanti gli aspetti che concorrono al benessere e alle funzioni del verde proprio per il perseguimento del nostro benessere. Abbiamo un paio di minuti se c'è qualche commento, Anna. Altrimenti passiamo avanti. Ci sono, anzi invito tutti i partecipanti comunque a scorrere la chat se mi dovesse essere sfuggito qualcosa, perché per esempio un amico, Marco Dinetti, sempre della LIPU, ricordava un interessante lavoro del CNR, della Francesca Ugolini, sulla percezione del verde durante la pandemia, che ha mostrato come il verde viene associato dalla gente proprio al benessere fisico e mentale. E quindi mette qui anche il link da cui è possibile scaricare questa indagine, e lo potete appunto trovare scorrendo in alto, così come fa anche Giorgio Vacchiano, che posta un link a un recentissimo sviluppo, non mi sembra legato più alla funzione, diciamo, termoregolatrice del verde, quindi alla mitigazione dell'isola di calore urbana, e comunque è sempre presente in chat. Poi noi raccoglieremo tutti questi commenti e magari li potremo poi rendere disponibili in un file unico sul sito dell'ISPRA, giusto? Giusto, grazie Anna. Allora, adesso è il momento di andare un po' più, diciamo, approfondire un po' di più gli aspetti legati al verde e al benessere dal punto di vista anche della salute mentale. Mi fa molto piacere introdurre Gemma Calamandrei e Aldina Venerosi del Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, con il quale abbiamo già da tempo relazioni piuttosto strette come ISPRA, come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, anche nell'ambito di un protocollo di intesa che è stato siglato già qualche tempo fa. Gemma Calamandrei è la responsabile del centro e ci parlerà di aree verdi e sviluppo cognitivo infantile, evidenze della ricerca epidemiologica, e successivamente interverrà Aldina Venerosi, che lavora sempre presso il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale, che invece ci parlerà più degli aspetti legati al sostegno della fragilità in termini di agricoltura sociale, orti urbani, e quindi per loro abbiamo 20-25 minuti di tempo. Gemma, lascio a te la parola. Grazie mille di questo invito, e anche perché ho sentito delle relazioni veramente mi hanno piaciute moltissimo, e perché insomma è un argomento, aspettate, devo presentazione, scusate che
Ok, vediamo lo schermo. Lo schermo lo vedete, c'è qualcosa, però non riesco a mettermi nella modalità presentazione. Eccolo qua. Ok. Mi sembra che l'unico problema è che non mi... Aspettate. Non mi metto in presentazione. Lo so, purtroppo queste nuove tecnologie... Non clicca... Ti scherzi, sì. Non mi clicca l'apertura dello schermo pieno. Va bene. Andremo avanti così, se non vi dispiace. Mi dispiace perché... Ma voi vedete sufficientemente? Sì, per ora sì, dai. Ok. No, proprio no. È bloccato il... Devi tenerlo premuto un po', Gemma. È quello di Luciana che parla, sì. Cioè non è istantaneo. Non è banale, ho capito. Presentazione oppure vado sotto? Noi al bicchierino famoso, cioè a quello insomma, dove per allargare, dove c'è il bicchierino sulla destra, devi cliccare un po'. Devi tenerlo premuto un po'. Ma tipo 25 minuti o... Ma io forse se non ci sei riuscita fino adesso c'è un problema. Sì, Gemma, dai, ti direi di... Va bene. Se va bene anche così, andiamo avanti. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono veramente onorata anche di partecipare a questo webinar perché intanto mi dà anche una visione ampia di un argomento legato alle relazioni tra ambiente e salute, tra ambiente e cervello, che è sempre stata un mio interesse di ricerca. E di parte del centro che da qualche anno ho l'onore di dirigere. La nostra partecipazione è un intervento a due voci, che volevamo focalizzare l'attenzione su due aspetti. Una, che è la parte di cui parlerò più approfonditamente io, la parte relativa agli determinanti psicosociali che connettono, che associano l'esperienza del verde, della natura, con la salute mentale, in particolare nei bambini, e poi l'aspetto invece terapeutico del verde, cioè il verde e l'esperienza del verde, della natura, come abilitazione, come terapia, come intervento biopsicosociale nel caso della disabilità in genere, ma anche del disturbo psichiatrico, che di cui parlerà Altina Venerossi dopo di me. Sono voluta partire da una review, da un articolo molto bello, vi consiglio la lettura, su Environmental Research del 2017, che riporta è un po' un paper di orientamento sull'argomento della situazione tra spazi verdi e salute, ed era tratto da un workshop nel 2016 tenutosi a Monaco, dove erano convenuti esperti da parecchie discipline, quindi dall'epidemiologia ambientale alla psicologia, all'ingegneria, al city planning e così via. L'obiettivo di questo lavoro era quello di focalizzarsi proprio su questi mediatori biopsicosociali della relazione tra verde e salute, identificando dei gaps in knowledge, quindi delle criticità legate a una carenza della ricerca nel settore, in particolare relativamente al disegno degli studi epidemiologici fino a quel momento effettuati, e sottolineando invece l'importanza di implementare degli studi che seguissero a distanza gli effetti sulla salute e che fossero anche tagliati a piccola scala con un carattere sperimentale, cioè verificando gli effetti di specifici interventi. Un secondo aspetto, e tra l'altro mi sembra che è emerso anche dalla discussione sugli indici di migliorazione del verde nelle relazioni precedenti, era anche relativa alla scarsa informazione sulla qualità degli spazi verdi che vengono dagli indici satellitari, per esempio, e quindi dalla mancanza anche di una dimensione temporale, di una variazione nel tempo del verde urbano rispetto agli ambienti costruiti, per verificare l'impatto progressivo sugli indici di salute. E poi un problema che un po' affligge generalmente l'epidemiologia delle grandi corti, anche delle corti di nati, quindi un'appropriata considerazione dei modificatori di effetti, perché come è emerso anche dalle presentazioni precedenti, lo status socio-economico
è assolutamente un grande determinante di questi, di tutti gli effetti di salute in una visione One Health, ed in particolare ci sono differenze culturali tra nazioni e continenti anche nel modo in cui ci sono differenze nella fruizione degli spazi verdi. Mi preme tornare a fare un passo indietro rispetto a quello che ci compete come gruppo di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi ci interessiamo di salute mentale e comportamentale, quindi ci interessa capire come l'ambiente e background genetico interagiscano nella risposta, nello sviluppo di traiettorie di salute, di benessere e dello sviluppo anche di vulnerabilità a stressori ambientali, ma anche di resilienza agli stessi. Il cervello è un organo estremamente plastico e geni che conferiscono vulnerabilità e resilienza determinano, preparano il cervello in sviluppo fin dalle prime fasi dopo il concepimento a recepire stimoli ambientali di vari tipi che sono fondamentali per dare il via alla maturazione di sistemi complessi, di reti neurali e di strutture complesse. È ovvio che gli stili di vita, l'alimentazione, i fattori psicosociali positivi sono dei promotori di plasticità, quindi tendono a favorire lo sviluppo armonico del cervello, mentre altri elementi avversi, non ho il tempo di listarli qua, ma certamente la povertà, la deprivazione psicosociale, l'esposizione ai contaminanti o a farmaci neurotossici in gravidanza e così via, sono dei fattori di riduzione della plasticità stessa e quindi di riduzione poi della possibilità dell'individuo di interagire con l'ambiente attraverso il comportamento delle funzioni cognitive, emotive, affettive complesse. Ci tengo a farvi vedere semplicemente come l'ambiente modula lo sviluppo neuropsicologico. Questa è un'acquisizione importante di decenni di ricerche in neuroscienze comportamentali, psicologia sperimentale e psicobiologia. Io mi piace sempre far vedere rappresentazione della corteccia cerebrale alla nascita e il bambino di 2 anni. Vedete come c'è una vera e propria rivoluzione dell'architettura della corteccia cerebrale, con connessioni che si formano, cellule che si mettono in contatto e che muoiono selettivamente per dare spazio a nuovi contatti. Accanto a questo progressivo modificazione, che è largamente indirizzata da ciò che arriva al cervello di sviluppo dall'ambiente, vedete come esistono periodi critici di sviluppo di particolari funzioni nel bambino nei primi 2 anni di vita, ma periodi critici che possono estendersi anche ben più in là dei famosi 1000 giorni, ma arrivare addirittura fino all'adolescenza, per lo sviluppo di funzioni complesse, funzioni cognitive complesse, ma anche del linguaggio o dello sviluppo sensorimotorio. Dunque, vedete come in questi periodi critici il cervello è particolarmente influenzato da quello che succede nella mente circostante, e quindi una traiettoria di sviluppo può essere supportata da un ambiente ricco di stimoli o danneggiata profondamente con un'influenza a lungo termine sulla sua salute mentale. Tutto ciò per dirvi quanto questa esperienza dell'ambiente, l'ambiente, l'esperienza del verde, rientri perfettamente in questo aspetto neurotrofico, quasi parlando di molecole che hanno un effetto, come avessero un effetto quasi di molecole che sostengono e spingono lo sviluppo armonico del cervello, questo effetto quindi neurotrofico dell'ambiente, e come si è cercato di dare questi ultimi anni di ricerca sull'argomento, identificare degli mediatori biopsicosociali per l'aspetto che riguarda proprio la salute mentale dei bambini. In particolare, in questo schema è stato fatto un tentativo di identificare alcuni determinanti psicosociali, come per esempio ovviamente la mitigazione del rischio dell'esposizione ai contaminanti ambientali. Questo non dobbiamo dimenticarlo, non c'è niente che fattori di rischio maggiori che
parecchi, moltissimi studi epidemiologici sperimentali hanno rintracciato ci sono i contaminanti ambientali. Quindi il verde riduce l'esposizione al rumore, ai contaminanti ambientali, alle ondate di calore e quindi diventa una mitigazione del rischio. Ma anche il ripristino di capacità attenzionale di focalizzazione, il favorire l'attività fisica e facilitare la coesione sociale, una migliore percezione spaziale e integrazione sensorimotoria legata all'esperienza col verde di un bambino in crescita. E poi non dimentichiamo, lo citava prima di me Luciana Sinisi, la biofilia, questi aspetti di stabilire un contatto con altre specie viventi, anche in una dimensione urbana, piante, insetti, uccelli, quindi questo valore formativo della biodiversità che consente di acquisire dimensioni e possibilità diverse a un individuo in crescita. Vi faccio vedere qui adesso poi una review sistematica sull'impatto dell'esposizione alle aree verdi, sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, proprio perché la ricerca di un link reale, di un link causale tra esposizione ed effetti sulla salute è un problema importante perché si riferisce poi all'attivazione, in qualche misura a creare una conoscenza, una consapevolezza evidence-based per influenzare anche le politiche che vengono effettuate in termini di nazionali e urbane, ma anche europee. In questa bella review sistematica che è molto interessante, si viene riscontrata un'associazione positiva tra esposizione alle aree verdi in ambiente urbano e le difficoltà emotive e comportamentali di bambini e adolescenti, con un maggiore effetto su tratti iperattivi e attenzionali. Va detto che in questa review hanno selezionato solo studi che tenessero in dovuto conto di fattori confondenti, sociodemografici e socioeconomici, e i risultati sono mirati proprio a rappresentare questa necessità di cambiare l'approccio anche in termini di politiche o di pianificazione delle città. Quali sono le sintesi dell'evidenza che derivano da questa review sistematica? Sostanzialmente gli outcome sono abbastanza comparabili, si basano su test validati per misurare le capacità dei bambini in diversi ambiti comportamentali e cognitivi. L'esposizione, e lì viene, se vogliamo, anche un aspetto un po' critico, è la maggiore parte ha valutato l'esposizione al Normalized Difference Vegetation Index, di cui si parlava prima, che sappiamo che l'indice legato correlato alla biomassa e al vigore vegetazionale e dipende da indicatori da satellite, su quale esistono anche però presenta dei limiti anche relativamente al tipo di verde che si sperimenta, non differenzia tra zona urbana o verde, diciamo più o bosco e foresta, e in più non dà, diciamo, sono studi che sono legati su indicazioni di un punto nel tempo, quindi relativamente alle aree di esposizione, che è l'ultimo punto, mancano dei profili temporali di analisi dei dati, e la maggior parte degli studi ha ovviamente preso in considerazione la residenza, lo spazio intorno alla residenza del bambino e adolescente e alcuni anche quelli intorno alla scuola, quindi limitandosi alle zone ovviamente per motivi di praticità anche di studio. Cosa ne viene? Questo cerchiamo un po' di riassumere sostanzialmente differenziando tra bambini e adolescenti e giovani adulti, vedete che alcuni sintomi relativi alla DHD, quindi alla sindrome di attenzione e iperattività, apparrebbero migliorati da un'esperienza, dal vivere, da essere esposto ad aree verdi, analogamente le difficoltà emotive e comportamentali, negli adolescenti e nei giovani adulti appare un effetto migliorativo di indici depressivi, indici di depressione, soprattutto per quello che riguarda le aree più popolate per gli under e per i ragazzi sotto 18 anni. Uno studio sui gemelli valuta anche un effetto positivo dell'esposizione al verde urbano, della prossimità al verde urbano sullo sviluppo del quoziente intellettivo, che è una misura complessa composta da diversi indici, soprattutto negli ambiti diversi domini della cognizione.
Voglio soffermare soltanto su uno di quegli studi che sono stati peraltro rivisti in questa review sistematica, un lavoro tra l'altro pubblicato sulla Proceedings of National Academy of Science USA, una rivista prestigiosa, che dimostra come l'aspetto, lo sviluppo cognitivo dei bambini nella scuola primaria sia favorita dal livello di verde dell'ambiente scolastico, uno studio tra l'altro condotto a Barcellona. Vedete come la crescita, l'aumento degli indici di memoria di lavoro, che normalmente aumenta con l'età in questi bambini che sono intorno ai 3 anni, è favorita, è molto più rapida, molto più ripida la curva nei bambini che hanno una maggiore esposizione al verde nella loro scuola. Va detto che in questo studio si trova una notevole, una larga parte della variabilità è spiegato da una riduzione di esposizione al particolato, al traffico. Quindi vedete come anche poi emergono anche effetti di modulazione importanti, come dicevamo prima. Vengo nel cuore degli studi in cui siamo coinvolti come centro dell'ISS, il registro nazionale. Noi siamo sede del registro nazionale gemelli, che è coordinato dal nostro centro, in particolare dalla dottoressa Stazzi, e sui gemelli del registro nazionale gemelli stiamo conducendo abbiamo dati sugli spazi verdi utilizzando il light cover model di Corin, e avremo anche altre misure, anche come l'NVI, da mettere in associazione con misure di benessere studio-mentale, perché abbiamo raccolto in tutti questi, nei bambini, negli adulti, nei gemelli, nei bambini e adulti, che rappresentano uno strumento straordinario anche per valutare le differenze e l'interazione gene-ambiente, sono una popolazione d'elezione per questo tipo di studi. Abbiamo una serie di valutazione neuropsicologica in bambini e in adulti che possono permetterci di mettere in relazione anche con misure molto, molto dettagliate sugli spazi verdi. E nel progetto ILSE, un progetto europeo sull'esposoma appena concluso, abbiamo partecipato con il Registro Nazionale Gemelli allo studio che valutava proprio l'associazione tra la copertura del suolo residenziale, e quindi con valutazione di spazio verdi, grigi, agricole e blu, rispetto anche allo sviluppo di malattie respiratorie allergiche infantili nei gemelli. Questo è un aspetto, come si dice, potenzialmente avverso, di cui si parlava prima. Attualmente, nell'ambito anche della situazione pandemica, stiamo conducendo una studio più facile sulla salute mentale nella popolazione gemellare, sia adulta che sulle famiglie con gemelli minorenni, e siccome si sta lavorando su ansia, stress e depressione sperimentati durante il lockdown, questo studio ci darà anche la possibilità di indagare come la possibilità di fruire di spazi verdi possa modificare il rischio di sviluppare sintomi di depressione, ansia e stress. Infine, ci tengo anche a ricordare uno studio che in collaborazione con altri centri è molto importante, che è la collaborazione del centro CIC alla corte, al progetto Piccoli Più, che sarà, credo, illustrato più avanti dalla dottoressa Michelozzi, perché è un progetto multicentrico coordinato per lungo tempo dal Dipartimento di Pediatria della Regione Lazio. All'interno di questo progetto il centro gestisce la banca biologica e l'indice NDVI verrà messo in relazione con diversi esiti di salute, nonché con biomarcatori disponibili per la corte. Nel progetto Life Cycle, che pure attinge a questa, alla corte di nascita Piccoli Più, verranno indagati, un progetto europeo nel quale sono coinvolte molte corti europee, e verranno indagate le associazioni tra esposizione prenatale e postnatale a spazi verdi e anche indicatori di salute mentale in età prescolare e scolare. Quindi degli studi che sono in corso, che stanno procedendo e sui quali cercheremo di applicare proprio quella necessità di cercare associazioni più solide tra esposizione al verde urbano e salute mentale nei bambini, che rafforzerebbero anche la necessità, se ce ne fosse ancora bisogno, di lavorare su politiche, sulle politiche orientate in questo senso nelle nostre città. Vi faccio semplicemente rapidamente vedere qui due lavori recenti sulla di connessione tra spazi, tra funzione degli spazi verdi e pandemia. Abbiamo, diciamo, se ne
voi sapete che la salute mentale è uno, degli aspetti più considerati all'interno del disagio, dei possibili disagi di salute della pandemia, per vari motivi, perché la popolazione ha vissuto un'esperienza unica di stress e di distanziamento sociale che probabilmente nelle persone più, in alcuni pezzi della popolazione più vulnerabile, hanno aumentato di molto il rischio di sviluppare anche disagio psicologico anche moderato grave e fino a disturbo psichiatrico. Quindi è un argomento molto, molto centrale, almeno per quanto riguarda le attività anche dell'Istituto Superiore di Sanità. Qui sono rappresentati alcuni aspetti legati appunto al distanziamento sociale, al lockdown e alla difficoltà di accesso agli spazi verdi. In particolare c'è uno studio inglese che insiste sul problema, cioè sul fatto di non trascurare l'aspetto della gestione della social distancing all'interno degli spazi verdi, perché il rapporto con la natura è fondamentale benessere dei cittadini. Gemma, scusa, ti pregherei di concludere, altrimenti non c'è spazio. Finisco dicendo semplicemente che riportando questo grafico in cui si utilizza il prosocial behavior, quindi il comportamento prosociale, come potenzialmente uno dei fattori chiave per gli effetti positivi del verde sulla salute. Quindi la socialità precoce, stimolata in un ambiente arricchito, come può essere l'ambiente verde urbano, la relazione tra pari all'interno di contesti spaziali più vasti, in cui il bambino può fare esperienze anche, diciamo, l'integrazione psicomotoria importante, ci dice che la ricerca deve continuare soprattutto sul tipo di spazio verde che è più efficace sull'indicatore di salute mentale, perché questo è un elemento molto importante anche per programmare rapidamente politiche che implementino il rapporto con la natura per i nostri bambini anche negli spazi urbani. E passo la parola a Lina Venerosi dopo di me, che entrerà più nel contesto di quest'altro, dell'aspetto dell'agricoltura sociale. Grazie mille. Grazie Gemma, salutiamo Aldina, la prego di condividere lo schermo con la sua presentazione. Siamo andati un po' lunghi, per cui casomai Aldina ci rubiamo quei 5 minuti che di solito dedichiamo alle domande, così ti rimangono 7-8 minuti per la tua presentazione. Ci sei Aldina? Non ti vedo ancora. Ci sono. Benissimo. Datemi. Dovrebbe essere questo, condivido. Ecco, sì, lo vediamo. Perfetto. Io adesso, come al solito, oscuro lo schermo, poi quando mi vedrai saprai che hai ancora 2 o 3 minuti a disposizione. D'accordo, grazie, cercherò Buon di lavoro. Andare. Grazie, cercherò di compensare i tempi, non vi preoccupate, la mia presentazione è breve, parla dell'agricoltura sociale che rappresenta sicuramente un tema che vorrei definire a casa in questo side event, in quanto è un settore che si sta sviluppando fortemente e che, come cercherò di farvi vedere in maniera un po' veloce e così dire schematica, racchiude tanti delle spinte verso una società diversa, dove welfare e welfare, ecosostenibilità, vita urbana, vicinanza con la natura si debbano incontrare. La definizione del settore dell'agricoltura sociale è chiaramente lontana dal venire, perché l'agricoltura sociale è un fenomeno estremamente diversificato e contestualizzato, quindi è un fenomeno che dipende moltissimo da dove si sviluppa, quindi darne una definizione unitaria è oltremodo complesso. D'altra parte il Comitato Economico e Sociale Europeo nel 2012 sente la necessità di esprimere un parere su questo settore proprio perché esso
sta diventando un settore in grande espansione nell'area europea, e intravede dentro questo settore l'abbinamento di due concetti fondamentali, cioè l'agricoltura multifunzionale, quindi la diversificazione degli obiettivi dell'agricoltura, e il welfare, cioè servizi sociali, terapeutici, assistenziali che si possono sviluppare a livello territoriale, a livello locale, quindi il welfare territoriale. Come dicevo prima, l'agricoltura sociale quindi sta al centro di molte come dire, influenze che sono sia legate alla necessità di innovare i nostri modelli socio-economici, sia alla necessità di creare dei modelli di vita quotidiana e di sviluppo socio-economico che siano ecosostenibili, e anche alla necessità di affrontare il carico che i nostri sistemi di welfare devono sempre più affrontare, e la ovviamente necessità di attivare un grosso numero di risorse che non provengano soltanto dai bilanci, lo dico in maniera chiara, dai bilanci pubblici e dello Stato, e quindi creare dei modelli di welfare innovativi e partecipativi. Oltre a questa opportunità che l'agricoltura sociale dà a un livello di macrosistema, certamente poi essa si declina a livello individuale, un po' riprendendo i temi di cui ha parlato anche Gemma, che sono sicuramente temi che quindi riguardano la possibilità che queste attività danno di recuperare una dimensione psicofisica di benessere e di promozione della salute a livello, ripeto, sia fisico che mentale, proprio perché l'attività di agricoltura è un'attività dove l'attività motoria, l'attività diciamo percettivo-sensoriale e anche diciamo quella importante relazione che c'è tra le nostre azioni e l'effetto che le nostre azioni producono sembra avere un'attività estremamente di beneficio nell'area del disturbo di persone che sono diciamo marginalizzate e hanno disturbi di tipo mentale o di intellettivo. In Europa l'agricoltura sociale in Europa non ha un sistema organizzato, sono realtà frammentate, questo perché queste realtà nascono in maniera spontanea, sostanzialmente in maniera spontanea e attraverso dei processi che non sono generalmente normati in maniera univoca e che obbediscono, diciamo, più che altro a fenomeni dall'alto verso il basso, cosiddetti bottom-up. Una delle, come si può dire, driver della modalità di sviluppo dell'agricoltura sociale nei vari paesi è il modello di welfare di riferimento entro il quale si sviluppano. Per esempio, il modello di riferimento dell'area mediterranea è un welfare che ha una componente mista, quindi compartecipata tra un intervento pubblico e l'intervento privato, oltre ad avere una componente del cosiddetto terzo settore, quindi delle attività cooperative e delle attività delle organizzazioni non governative molto forte. In Italia in particolare ricordiamo come il welfare sia molto compartecipato dalla iniziativa civica e quindi anche dobbiamo ricordare le iniziative proprio di tipo familiare. Italia, Spagna e Portogallo sono i paesi dove l'agricoltura sociale si sta maggiormente sviluppando,
È importante vedere come in questa area l'agricoltura sociale ha dei target molto diversificati, perché risponde in maniera abbastanza corretta ed esemplare il principio della multifunzionalità in agricoltura, che si sta sempre più affermando. Quindi dentro l'agricoltura sociale di questi paesi i target sono di vario tipo, sono di tipo educativo, sono di tipo terapeutico, assistenziale, e sono però anche tutti quelle attività di promozione del cibo sano, dell'agricoltura biologica, e quindi del recupero di una coltivazione nel rispetto della biodiversità, della filiera corta, e quindi del recupero di un'agricoltura cosiddetta, si può dire, sostenibile. Questo schema è soltanto per rappresentare il trend, diciamo, che in cui l'agricoltura sociale, che può essere, diciamo, legato a in cui l'agricoltura sociale svolge anche un ruolo di driver, ovvero abbiamo una organizzazione, che è quella che vediamo a sinistra, dove l'intervento dello Stato è molto importante e l'agricoltura sociale ha un valore sussidiario ad alcune attività di welfare che lo Stato propone, e in cui quindi esiste anche una forte sanitarizzazione, no, di queste esperienze. Ha invece esperienze che sono quelle che troviamo a destra di questo schema, dove invece la iniziativa privata delle aziende agricole risulta più importante dell'iniziativa dello Stato, e questa attività si mette in connessione con la comunità del territorio, creando appunto opportunità di welfare di comunità e di rigenerazione economico-sociale di queste comunità. L'Italia nel 2015 ha emanato una legge sull'agricoltura sociale, è una pietra miliare piuttosto importante, esiste ancora oggi una forte discussione, perché questa legge diventi appieno un'iniziativa concreta, quindi a livello poi della sua implementazione nei territori, quindi c'è un monitoraggio attivo attraverso l'osservatorio sull'agricoltura sociale. Porterò un esempio piccolo che cercherò di raccontarmi brevemente dell'agricoltura sociale in città. È un progetto a cui abbiamo avuto la possibilità di partecipare, che si svolge in questo piccolo territorio di circa 8-10 ettari. Come vedete, questa è Via di Vigna Murata a Roma, quindi è una situazione assolutamente dentro la città. Io sono pisana, ci sto da poco, ma voi conoscete Roma, e sopra, quindi a nord, a sud, a est e a ovest di questa piccola area territoriale, abbiamo lo sviluppo di quartieri come Laurentino, l'Argatino, quindi quartieri densi dal punto di vista della costruzione del cemento. E la cooperativa questa cooperativa con cui abbiamo lavorato è sviluppata in questa piccola area, in prossimità di quest'altra area verde che è collegata all'attività di un istituto tecnico agrario. Il progetto a cui abbiamo partecipato è un progetto regionale che si basa su fondi europei dell'asse sociale. E sostanzialmente perché ci è interessato? Perché attraverso l'attività della cooperativa noi abbiamo potuto monitorare e in qualche modo valutare come l'efficacia di un esperimento di welfare di comunità indirizzato a soggetti con autismo e disabilità intellettiva, quindi soggetti con una severità piuttosto importante.
e in particolare in questa cooperativa si affronta un bisogno socio-sanitario che è quello del sostegno alla transizione tra l'età adulta e l'età, scusate, tra l'età evolutiva e l'età adulta, quindi il passaggio dalla scuola all'inclusione nella vita adulta. Aldina, scusami. Sì, ho finito. Tanto. Allora, noi abbiamo potuto, diciamo, verificare effettivamente la ricchezza che questa cooperativa ha potuto attuare all'interno di questo piccolissimo territorio, questo che è uno schema che rappresenta le grandissime attività, la partecipazione della comunità intorno a questa cooperativa, quindi oltre ai soci abbiamo una grande rete di volontariato nazionale e internazionale, oltre all'attivazione della cittadinanza locale che li sviluppa orti urbani. E questo invece è lo schema, diciamo, che interessava a noi come istituto per verificare come questa esperienza potesse essere una esperienza di welfare innovativo. Quindi, diciamo, a parità di spesa quotidiana, giornaliera, che viene fatta nell'attività della cooperativa Garibaldi per l'assistenza rispetto a quella che viene fatta nelle esperienze, per esempio, di un diurno, quello che noi abbiamo verificato è che a parità di spesa nella cooperativa Garibaldi si ottengono caratteristiche, che sono questi indicatori indicati qui, che sono maggiormente conformi alle raccomandazioni, linea guida a livello internazionale per la gestione di questi disturbi, quale il rapporto individuale tra operatore e utente, la programmazione individualizzata dei sostegni, dei programmi di sostegno alla famiglia, eccetera. Quindi per quanto riguarda un esperimento vincente dal punto di vista del welfare. Vabbè, questo è un esempio di altre cose che facciamo all'interno del nostro centro, che sono più indirizzate invece alla riabilitazione in ambito psichiatrico. Questo è proprio un progetto sperimentale fatto nell'ambito del Friuli. E dal punto di vista dei messaggi da portare a casa, un po' ve l'ho detto, che l'agricoltura sociale può essere un promotore di alternative che guardano, diciamo, al concetto di One Health in maniera assolutamente esemplare. E poi quello che vi volevo portare rispetto al Covid-19, che è anche un altro tema di questa presentazione, è un appello che molte comunità, sia nell'ambito delle disabilità del neurosviluppo che nell'ambito della psichiatria, hanno fatto affinché gli ambienti, i parchi, gli orti sociali rimangano aperti e disponibili anche in maniera organizzata. Quindi un appello anche ai municipi per attivarsi, perché l'isolamento e l'inattività sono dei fattori che compromettono e peggiorano la salute mentale. Grazie, scusatemi se ho rubato troppo tempo. Grazie Aldina, no, assolutamente sono io che mi scuso, perché voi avete portato degli argomenti di grandissimo interesse e sarebbe stato bello poterli sviluppare con più tempo, però purtroppo, e come sapete, il tempo in queste circostanze è tiranno. Io ho questo compito veramente antipatico di dover intervenire per ricordare che i minuti passano, quindi vi chiedo scusa, vi ringrazio tantissimo, ci sarebbero tantissime cose da dire. Io intanto chiamo Francesca De Maio e Marzia Mirabile a prepararsi per la prossima presentazione, e intanto che loro si preparano, volevo ricordare che ci stanno seguendo anche alcuni componenti del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, il professor Blasi, che adesso proprio ha scritto un messaggio, si vede che ci siamo pensati nello stesso momento, ma anche il generale Ciro D'Angelo dei Carabinieri Forestali, ma anche Renato Ferretti del CONAF, perché sono dei temi che il Comitato ha sempre tenuto in grande considerazione anche quando ha predisposto la strategia del verde urbano. Quindi ringrazio ancora le colleghe. No, nominavi i componenti del verde urbano, c'è anche il professor Carlo Blasi che è anche lui collegato con noi e che ci ringrazia per i temi di grande interesse che dovranno essere tenuti in considerazione anche nei bandi, i prossimi bandi di forestazione urbana, no? Che dovranno essere valutati e
che dovranno accedere ai finanziamenti ministeriali, quindi era solo la lettura di questo commento a proposito. Proseguiamo pure, grazie. Grazie Anna. Allora, Francesca De Maia Marcia Mirabile di ISPRA, la sezione per le valutazioni ambientali nelle aree urbane, loro ci parleranno tra i molteplici ruoli del verde urbano proprio dei servizi ecosistemici per la salute e il benessere. Ancora un intervento a due voci, immagino che parlerà per prima Francesca, che è un medico e che lavora in ISPRA proprio sui temi legati ad ambiente e salute. Con lei abbiamo, e con le altre colleghe, abbiamo anche preparato un articolo che abbiamo presentato a Ecomondo sul disagio dovuto alla presenza al lockdown e quindi il disagio psichico e mentale, no? del vivere confinati ai tempi del lockdown. Francesca, ci sei? Non ti vedo. Silvia, parlo prima io. Allora, prima Marzia Mirabile, allora. Va bene, Marzia. Marzia è una biologa, membro del gruppo di lavoro ISPRA a supporto del Comitato per lo Sviluppo del Verde Urbano. Prego, Marzia, ti lascio la parola. Ok, provo a condividere lo schermo anche io. Vediamo se riesco. Molta calma. Marzia, io diciamo tu avrai una decina di minuti, quando mi vedi comparire sai che sei alla conclusione. Allora, prego. Vedete lo schermo intanto? No, non lo vediamo. Un attimino, prima funzionava e adesso... Ma nemmeno lo schermo... Non vedo niente. Solo te, Marzia. Ok, allora. E adesso? E adesso continuiamo a vedere solo te. E com'è? È strano perché prima ho fatto tutte le... Allora. No, aspetta, vediamo così. Adesso? Sì, adesso sì, va bene, vai. Un attimino se riesce a partire a schermo in pieno, che ci vuole un po', come dicevano prima. Ecco, lo vedete a schermo intero? Sì, vai Marzia. Ok, allora cercherò di essere sintetica anche perché tante cose sono state già dette sia questa mattina e sicuramente questa presentazione è in continuità anche con tante cose che sono state dette ieri agli Stati Generali del Verde. E sono comunque contenta che ISPRA abbia organizzato un evento specifico sul verde perché è un tema che ha preso molto piede in questi ultimi anni. Quando io ho iniziato a lavorare in ISPRA nel lontano 2003 era un tema che non era trattato quasi per nulla anche all'interno dell'istituto ed era considerato, come ha detto giustamente anche la collega Luciano Sinisi, un elemento principalmente di decoro, mentre negli ultimi anni è passato a diventare invece un elemento fondamentale per la qualità delle nostre città. E quindi in questa breve presentazione noi vogliamo evidenziare come molti dei servizi ecosistemici che il verde ha, e soprattutto quelli ambientali, perché ISPRA si occupa soprattutto di ambiente, hanno anche importanti ricadute sulla salute e sul benessere, come abbiamo ampiamente visto questa mattina. Prima di dire questo, però, è importante dare un minimo di informazioni su quanto verde c'è nelle nostre città. E ISPRA annualmente, sin dal 2004, pubblica il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, in cui il tema del verde, della natura in città, della biodiversità nelle nostre città è sempre stato ampiamente trattato. E ovviamente il rapporto è disponibile online, quindi io qui vi citerò soltanto due o tre dati, tanto per darvi qualche informazione di base. E gli indicatori a cui farò riferimento sono quelli relativi al verde pubblico e diciamo l'analisi che emerge è che comunque la quantità di verde presente nelle nostre città di verde pubblico è ancora molto scarsa. Su un campione di 124 comuni analizzati, in ben 82 comuni è presente meno del 4% di verde pubblico sulla superficie comunale, con valori anche molto bassi, soprattutto nel sud e nel centro-sud, diciamo, e nelle isole. Questo ovviamente si traduce anche con una disponibilità pro capite
limitata, nella metà dei comuni, infatti la disponibilità di verde è compresa fra 10 e 30 metri quadri per abitante, che è una quantità comunque bassa. Considerate che c'è un documento, la carta di Bologna, che ritiene che una quantità accettabile di verde sarebbe 45 metri quadri, quindi possiamo capire come siamo ancora abbastanza lontani da questo obiettivo. Anche qui ovviamente la situazione è più grave in città, diciamo, del centro-sud. E tuttavia la presenza di verde, l'accessibilità, sono tutti temi che avete già trattato, è molto importante, anche come avete citato gli SDGs, ne parlo in particolar modo nell'obiettivo 11 relativo alle città, c'è proprio il target 11.7 che cita proprio fornire un accesso universale a spazi verdi pubblici, che siano poi sicuri, inclusivi, accessibili e così via. Quindi proprio a indicare come anche a livello internazionale il fatto che ci sia del verde, che questo sia accessibile, sicuro, fruibile, è un aspetto molto importante. E la fruibilità è un aspetto che voglio analizzare un po' più in dettaglio, perché fra le tipologie di verde pubblico disponibili, il verde attrezzato, quindi il verde in cui sono presenti panchine piuttosto che sentieri, piuttosto che aree gioco, fontanelle, è quello che è sempre presente. In tutte le nostre città esiste almeno una porzione, un parchetto, un qualcosa che sia di verde attrezzato. E questo perché sicuramente la funzione di fruibilità è una di quelle predominanti per il verde. E anche questo lo si vede anche perché le altre tipologie che sono molto diffuse nelle nostre città sono appunto grandi parchi urbani e verde storico, che sono delle tipologie che hanno sia una grande funzione ambientale, sono dei polmoni verdi, ma una grande funzione anche sociale e di fruibilità. A Roma possiamo pensare a Villada piuttosto che a una Villa Borghese, ad esempio. Tuttavia, un problema che è emerso anche molto ieri nelle varie discussioni degli stati generali, è una scarsa pianificazione di questo verde. Pensate che sui 124 comuni che noi analizziamo, soltanto 6 sono dotati di un piano del verde, che è uno strumento volontario che è integrativo rispetto alla pianificazione, alla restante pianificazione, e che invece è uno strumento fondamentale, perché, come vedremo, pianificare correttamente il verde ne consente poi anche una gestione e una manutenzione migliori, perché questi altri sono altri due aspetti che sono fondamentali per affinché il verde massimizzi i propri servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici che sono numerosissimi, non sto qui a descriverli tutti, ne avete parlato ampiamente oggi, quelli relativi appunto ai servizi sociali, anche benefici ovviamente economici. Mi concentrerò su alcuni dei servizi ambientali che hanno anche ricadute su, appunto, sulla salute e sul benessere. Sicuramente la mitigazione dell'isola di calore urbano, perché con tutti i processi biologici le piante diciamo abbassano la temperatura dell'aria, contribuendo quindi a rendere più fresco. Questo è una cosa che percepiamo anche noi d'estate: se andiamo a fare una passeggiata dall'asfalto, passiamo a un parco, percepiamo proprio un abbassamento della temperatura. E non solo, ma anche in estate la presenza di vegetazione può contribuire a mitigare i problemi legati alle ondate di calore, che sono dei problemi molto frequenti, soprattutto nelle nostre città dell'ambiente mediterraneo. E quindi anche la presenza di verde può contribuire anche a mitigare questo effetto dei cambiamenti climatici. E un altro aspetto è legato alla qualità dell'aria. Questo è un aspetto un po' controverso, Silvia lo ha detto all'inizio giornata, e, diciamo, le piante contribuiscono alla rimozione degli inquinanti atmosferici sia in maniera diretta tramite le foglie, sia perché costituiscono un ostacolo al movimento dell'aria e quindi possono alterare il movimento dell'aria e quindi le concentrazioni locali degli inquinanti. Esistono specifici modelli, alcuni sono stati citati come i tree, appunto, fuori, che in base alle caratteristiche degli alberi sono in grado di stimare il contributo che le piante hanno nella rimozione degli inquinanti, però diciamo è un po' controversa. Quindi attenzione, perché in questo caso non si può sempre dire che piantare piante appunto
equivale a mitigare anche l'inquinamento atmosferico, anche perché alcune piante emettono dei composti organici volatili, cosiddetti VOC, che in città, soprattutto in presenza di alte concentrazioni di NOx, possono determinare invece un aumento dell'ozono troposferico. E poi un altro tema di cui già si è parlato, anche le allergie da polline, quindi la presenza di polline. E esistono degli studi che hanno messo in evidenza come l'inquinamento atmosferico delle città ha un effetto sinergico con i pollini e quindi può aggravare queste allergie, queste pollinosi. Poi, sempre in tema di anche di cambiamenti climatici, la vegetazione ha un ruolo importante sul rischio idrogeologico. E tutti ben conosciamo le bombe d'acqua di cui spesso si sente parlare anche in questi ultimi giorni. La presenza della vegetazione ha tantissimi effetti positivi su limitare questi eventi disastrosi che possono causare anche danni a persone, purtroppo. E sia perché appunto la presenza della vegetazione rallenta soprattutto l'afflusso di acqua al suolo, sia perché le radici, diciamo, rendono i suoli più permeabili e quindi, diciamo, in generale la vegetazione è una sorta di grande filtro che riduce appunto l'erosione del suolo. Tutti questi aspetti che molto velocemente vi ho analizzato sono ben contenuti nella legge 10 del 2013, perché all'articolo 6 proprio si parla di aumentare gli spazi verdi anche per ridurre l'effetto dell'isola di Cadore, per assorbire il particolato atmosferico e per la raccolta delle acque piovane. Questi sono soltanto alcuni dei servizi ecosistemici che vengono trattati dalla legge, che quindi dà al verde anche questo importantissimo ruolo di mitigazione di eventi anche relativi ai cambiamenti climatici. Marta, scusami, ti devo invitare ad andare alle conclusioni. Sì, ho finito praticamente. Un altro aspetto del verde molto importante, che è stato messo in evidenza anche dall'OMS, è che il verde può stimolare una mobilità dolce, perché può creare degli ambienti che sono più gradevoli e confortevoli e anche più belli, quindi è più bello sicuramente diciamo pedalare o camminare in uno spazio verde piuttosto che su un marciapiede vicino a una strada trafficata. Quindi anche il verde può avere un ruolo anche per incentivare la mobilità dolce. Tutto quello di cui ho detto, non ci dimentichiamo che oltre a parchi, giardini, aiuole, aree di quartiere, ci sono anche le nature-based solution come coperture e pareti verdi che hanno tutti questi benefici di cui ho parlato. E volevo soltanto fare due esempi italiani, di cui in parte si è parlato anche ieri, diciamo, su come il bosco verticale, che pur essendo nato con altre funzioni ha contribuito anche all'incremento della biodiversità. Come abbiamo visto, la biodiversità è un altro aspetto molto importante, sia dal livello psicofisico, quindi il contatto con la natura, sia proprio ambientale. E anche il bosco verticale, pur essendo nato per altre funzioni, comunque ha contribuito a un aumento della biodiversità. E poi, sempre a Milano, per restare nella stessa città, c'è un progetto per incrementare la presenza di specie di insetti impollinatori, farfalle, ma non solo, api, creando appunto aiuole o prati fioriti che possano contribuire a migliorare e aumentare la presenza di questi animali che hanno un ruolo fondamentale anche in ambito agricolo. E poi, vabbè, qui era solo per citare un altro esempio invece internazionale, che a Valencia. Però passerei la parola a questo punto a Francesca. Francesca, bene. Dimmi tu, ti clicco io, come posso dire? Sì, grazie, senza che rifacciamo condivisione che perdiamo tempo. Ok. Io sarò molto breve perché tante cose sono già state dette in precedenza dagli altri relatori, quindi che... Vai tu, Marzia, avanti. Sì, non so perché non me lo... Ecco. Okay. Come abbiamo visto, quindi il verde è fondamentale per determinare un aumento dell'attività fisica, è presente tra gli obiettivi dell'agenda ONU, tra l'obiettivo 11.7, proprio fornire accessi verdi e sicuri e inclusivi a bambini, anziani e persone con disabilità. Lo stesso OMS tra gli obiettivi può garantire spazi verdi sicuri e idonei, e lo introduce proprio nel piano di azione come uno strumento di prevenzione, come ha visto, lo ha citato anche la dottoressa Sinisi, per le malattie croniche non trasmissibili. Puoi andare avanti, Marzia?
Quindi quali sono i meccanismi? Un po' ne hanno già parlato in precedenza gli altri relatori, migliorando la qualità dell'aria e mitigando l'effetto del cambiamento climatico, aumentano la propensione all'attività fisica, quindi migliorando la salute cardiovascolare, l'ipertensione, il diabete, l'obesità e quindi tutte quelle malattie croniche trasmissibili che prima del Covid erano, diciamo, la pandemia del millennio, riducono lo stress, abbiamo visto che c'è un aspetto sociale fondamentale sia pre-Covid che post-Covid, il vedere il verde dalle finestre, anche la stessa chioma degli alberi, determina uno stato di benessere psicologico anche nei soggetti, che riduce gli effetti del livello di cortisolo, riducendo quindi lo stress. E poi la questione sociale. Puoi andare avanti, grazie. Io volevo introdurre qualche aspetto che non è stato trattato, la stretta relazione tra la mobilità dolce e il verde urbano. Quindi è vero, avere presenza di aree verdi stimola più ad andare a piedi e ormai questo aspetto è così stato integrato anche nelle politiche che anche nel Walkability Index, nell'indice di calcolo è introdotta proprio la numerosità e la presenza di infrastrutture verdi e blu, perché incidono di più la popolazione ad andare a piedi. Come nelle politiche di mobilità sostenibile, noi ci occupiamo anche nella nostra sezione di questo aspetto, stiamo seguendo anche una convenzione, i comuni aderenti devono fornire non solamente i dati relativi al parco auto circolante, ripartizione modale, ma anche sulla presenza di siti rete Natura 2000, quindi com'è importante integrare questi aspetti delle infrastrutture verdi e quelle grigie per creare un ambiente che sia fruibile, accessibile e sicuro per tutti. E come dicevamo, nella pandemia è stato cercato anche dal parte del governo di cercare una mobilità alternativa sia all'auto privata che ai mezzi di trasporto pubblico, essendo in questo momento difficoltoso creare il distanziamento, e quindi sono stati numerosi gli incentivi all'acquisto sia di biciclette che di monopattini elettrici. D'altra parte c'è un aspetto però negativo legato all'incidentalità e sappiamo che i pedoni e i ciclisti sono, diciamo, i più vulnerabili agli incidenti e sono quelli che, come ci dice l'Istat, sono più suscettibili di lesioni e di danni personali. Quindi è fondamentale, quando si fa una pianificazione della mobilità e del verde, di fare un'azione integrata del piano del verde con quella della mobilità sostenibile per rendere questi aspetti sicuri e fruibili, non creando poi dei danni legati all'incidentalità come abbiamo visto in precedenza dai dati Istat. Vai pure avanti. Qui, tornando al problema dei cambiamenti climatici, sono stati ben sviscerati, volevo solo porre l'attenzione quindi non solo agli effetti positivi, ma fare un accenno agli effetti negativi del polline, che come ha detto la dottoressa Mirabile, sono sia la produzione di VOC, terpeni per alcune tipologie di piante come i pini, ma anche la produzione di pollini. E quindi volevo passare alla successiva, tanto questa è stata abbastanza, diciamo, Gianna, tutti gli effetti patogeni delle aree verdi. Se le aree verdi non sono ben pianificate, ben mantenute, possono determinare effetti negativi sulla salute. Innanzitutto, se le aree verdi sono in un'area, una città molto inquinata, fare attività fisica all'aperto può esporre maggiormente la persona a inalare maggiore inquinamento atmosferico, maggiori inquinanti atmosferici, perché l'attività fisica ci porta a un aumento della frequenza respiratoria, un aumento dell'aria che viene ispirata e quindi una maggiore esposizione a questi inquinanti. Se ci sono numerosi pollini, il soggetto è a rischio di avere attacchi di asma e di allergia. Se non c'è una corretta gestione di pesticidi e erbicidi, essere esposti a queste sostanze può portare problemi di cancerogeni o anche di interferenti endocrini, perché sappiamo che se sono utilizzati in maniera impropria, queste sostanze si accumulano nel grasso, si bioaccumulano, creando tutti questi problemi a livello ormonale o anche fino a determinare il cancro. Ci sono tutte le patologie da vettore, se il parco non è ben pulito e mantenuto ci possono essere zecche che possono portare la malattia di Lyme, piuttosto che se ci sono ristagni d'acqua e non c'è una disinfestazione corretta, un aumento di zanzare, che in alcune aree dell'Italia possono essere, nel caso della Culex o della zanzara tigre, vettori anche di patologie come la chikungunya, la dengue, o altre invece feci di cane o feci di gatto possono esporci a parassitosi. E poi le aree verdi devono essere, soprattutto se attrezzate, costruite con materiali idonei, ad esempio antitrauma. Il parco giochi per i bambini potrebbe comportare dei traumi e degli incidenti ai bambini se i materiali utilizzati non sono adatti. E infine una maggiore esposizione a raggi ultravioletti che potrebbe comportare il cancro della pelle. Quindi è fondamentale che siano costruiti e gestiti in maniera corretta queste aree. Avanti.
Volevo fare un piccolo, soffermare un attimino sul problema dei pollini. Quando andiamo a scegliere le piante da piantumare in aree verdi urbane, è importante scegliere alcune piante, evitando quelle che possono creare problemi di allergia, quindi evitare le piante anemofile che producono grandi quantità di pollini che possono creare questo stimolo del sistema immunitario, creando queste patologie che sono in vai avanti, massa in numerosa crescita sia in Europa che in Italia. Quindi preferire sempre piante autoctone con basso potere allergenico o altrimenti piante femminili o sterili, favorire le piante in pollinazione entomofila. È importante poi la manutenzione e lo sfalcio, cioè il grande problema nell'area centro-nord dell'ambrosia che ormai ha infestato tutte le aree verdi pubbliche, e quindi ci sono delle ordinanze anche comunali che proprio obbligano lo sfalcio prima che questa pianta fiorisca, perché crea una grande quantità di pollini e grandi reazioni allergiche nei soggetti suscettibili, e poi anche evitare le piante urticanti spinose nei parchi giochi perché potrebbero creare incidenti per i bambini. E un piccolo accenno al concetto del benessere. Il benessere legato al verde è il fatto che è fondamentale sia per le relazioni sociali che psicologiche. Gli esseri umani hanno bisogno di sentirsi parte dell'ambiente in cui vivono. La Commissione europea ha capito questo aspetto e ha promosso le soluzioni basate sulla natura. Marzia ce ne ha fatto alcuni esempi che sono fondamentali per benefici ambientali, sociali ed economici. È importante che questo approccio però che sia un approccio collaborativo, cioè quando si va a costruire un'area verde, un'area pubblica, è importante riuscire a coinvolgere anche i cittadini per comprendere qual è, cosa serve a loro e quali sono le aspettative, le necessità. Perché ci sia un benessere degli spazi verdi è stato ripetuto più volte: il verde deve essere disponibile, accessibile e fruibile. Vai avanti, Marzia. Si è visto che quartieri che non hanno aree verdi c'è un maggiore isolamento sociale, maggiore solitudine, e spesso, come abbiamo visto, sono i quartieri più degradati, c'è la disuguaglianza, le ingiustizie ambientali legate anche alle disuguaglianze economiche, prima ce l'ha nominato anche la collega dell'OMS. La dimensione dell'area verde: più sono grandi le aree verdi, maggiore è il beneficio. Fondamentale la manutenzione: se il parco è illuminato, curato, pulito, presenta infrastrutture pedonali, ha parchi giochi, sicuramente è percepito come un luogo sicuro e attrae le persone. E poi l'altro problema è la distanza e l'accessibilità. Dagli studi si è visto che le distanze tra i 500 metri e i 2000 metri sono quelli maggiormente utili perché il parco venga utilizzato dalle persone che ci abitano. Distanze maggiori invece rendono più difficoltoso raggiungere le aree verdi. Andare avanti, Marzia. Volevo però far anche una parte, l'aspetto negativo. Le aree verdi, se non sono gestite correttamente, illuminate e mantenute, vengono percepite come insicure e possono essere centri di violenza o criminalità. Sicuramente questi fattori sono più legati a aspetti individuali dell'individuo, quindi il genere, l'età, il sesso, l'etnia possono, oppure esperienze precedenti di crimini subiti in passato, possono determinare questa paura delle aree verdi. Quindi la relazione tra il verde e l'aspetto sociale e demografico è fondamentale, e quindi perché sia ben percepito come un ambiente stimolante, che sia adatto a fare attività fisica, a stare insieme agli altri, deve essere ben mantenuto e vissuto in modo attivo, e deve essere sicuro questo ambiente. Quindi, concludendo, vai avanti, Marzia, è fondamentale pianificare il verde in maniera corretta per avere effetti e ricadute benefiche sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Va considerato come uno strumento di prevenzione, come abbiamo visto. Pochi euro di investimento nel verde che determinano un aumento molto più grande il risparmio di spese sanitarie per il benessere sulla salute che ne comporta. Fondamentale l'approccio multisettoriale, interdisciplinare, il One Health di cui parlavamo prima, cioè deve essere in tutte le politiche considerato l'aspetto positivo sulla salute di questi investimenti. Se ognuno va per il conto proprio e non si integrano le variazioni, i piani mobilità, piani del verde urbano, pianificazione in generale, non si riesce poi a ottenere il risultato ottenuto. Grazie per la disponibilità. Grazie Francesca, grazie Marzia. Io continuo a essere molto dispiaciuta di dover sollecitare i relatori, perché veramente, ecco Anna, questa è una considerazione che mi sento di fare, rubare un secondo
E forse, diciamo, tutto quello che è stato detto oggi, insomma, no, stimola a proporre un nuovo appuntamento con tempi anche maggiori per le varie relazioni, perché veramente mi sembra che di spunti interessanti, non solo di spunti, ma anche di evidenze interessanti ce ne siano tantissime. E quindi ringrazio nuovamente le colleghe e passerei quindi all'ultima coppia di interventi, Laura Mancini e Paola Michelozzi. In realtà Paola Michelozzi purtroppo, lei è il direttore dell'unità operativa centrale di epidemiologia ambientale del servizio sanitario regionale del Lazio, purtroppo ha avuto un impegno e quindi sarà sostituita da Francesca De Donato, sempre del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, esperta di clima e salute. Quindi anche per loro un intervento a due voci. Laura, se intanto ti vuoi preparare. Laura Mancini, io la saluto, insomma ci conosciamo veramente da tantissimi anni, mi fa tanto piacere essere di nuovo insieme in un evento. Laura Mancini è la responsabile nel Dipartimento Ambiente e Salute. Aiutami Laura, perché mi sono perso. Dell'unità ecosistemi e salute. Dell'unità, ah eccola qua, scusa perché ce l'avevo su due fogli, quindi dell'unità ecosistemi e salute nell'ambito del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Laura, ti lascio la parola, anche con te mi accenderò quando mancheranno pochi minuti alla conclusione del tuo tempo, diciamo una decina di minuti per lasciare lo spazio poi anche a Francesca. Prego Laura. Grazie Silvia e grazie di questo invito che ho accettato con veramente molto molto piacere. E grazie di questa anche mattinata così collegata agli stati generali a cui abbiamo assistito ieri. Allora, non ripeterò le informazioni generali portate dal nostro presidente agli stati generali, che inquadra un po' il nostro istituto e le attività che vengono fatte a rete all'interno in collaborazione con altre, anche con il sistema agenziale. Vai Francesca, abbiamo un'unica proiezione. Allora, ricordo soltanto che l'ambiente in generale è la causa praticamente del 20% di tutti i decessi nella regione soltanto europea dell'OMS. Tutti i relatori che mi hanno preceduto, che ci hanno preceduto, hanno parlato di salute, di tante cose, quindi non mi soffermerò e vorrei tenermi uno spunto per una riflessione globale insieme con voi verso la fine della presentazione. Da che cosa dipende la salute umana? Dipende da tante cose e spesso noi abbiamo dimenticato che l'uomo è parte integrante dell'ecosistema e è un pezzo dell'ecosistema. L'uomo è anche il principale fruitore delle risorse dell'ecosistema in termini di cibo, di acqua, di materiali e di energia. Questo essere vorace avviene, vai Francesca, in modo molto forte, si sente in modo molto forte in quello che sono le strutture urbane. La struttura urbana è praticamente un ecosistema aperto dove la parte antropica è costruita ha il dominio sulle strutture naturali. Il cibo, a parte pochi casi, viene dall'esterno e noi restituiamo all'ecosistema frazioni e componenti dell'ecosistema particolarmente compromesse. Soltanto per ricordare alcuni dati che anche questa mattina sono stati all'inizio del seminario sono stati ricordati dai colleghi, soltanto i decessi legati alla qualità dell'aria nel 2016 ammontano a circa 7 persone nel mondo. E se pensiamo che dati su decessi legati al malfunzionamento, diciamo, all'inquinamento degli ecosistemi, sono ben raddoppiati. Allora, questo significa che l'ambiente è inscindibile, ma è inscindibile il fatto che
l'uomo debba far parte di questo ambiente e lo debba in qualche modo conservare e rispettare. Se noi perdiamo questa connessione, come abbiamo spesso perso, ci ritroviamo a subirne gli effetti, ci ritroviamo a subire le isole di calore, ci ritroviamo a subire le inondazioni. Vai Francesca? Francesca? Bene, ma questa percezione del fatto che l'ambiente ci fa bene è molto più sviluppata di quanto il picco di pubblicazioni scientifiche hanno fatto e hanno prodotto negli ultimi anni. Abbiamo visto un exploit, diciamo, di conoscenze scientifiche. E riporto alcuni, uno dei tanti lavori che nel gruppo con cui stiamo lavorando da anni su progetti europei, attraverso uno studio hanno evidenziato che in realtà le persone nella scegliere una stanza d'albergo, pur di fronte a costi maggiori, preferivano scegliere stanze di albergo che si affacciavano con una finestra preferibilmente sul mare, sulla zona blu. Vai Francesca. Così anche per quanto riguarda l'abitazione, che è strettamente proporzionale ai costi ai costi delle abitazioni. La prima figura che qui vedete l'ho fatta un giorno in macchina sulla tangenziale di Roma, questo è Milano e man mano, questo è il parco dell'Appia Antica, eccetera. Allora, man mano che ci allontaniamo dal sistema costruito tangenziale di Roma e arriviamo ad affacciarci in quell'ambiente bellissimo che ha fatto vedere il collega della FAO, ovviamente le strutture sono molto più appetibili, sono molto più richieste, ma sono anche molto più costose. Quindi i mercati stanno avanti rispetto a quello che sono a volte le conoscenze scientifiche. Noi qui abbiamo ribadito che in una città è importante che ci sia il verde, ma ribadiamo anche che nella città è importante che ci sia il rispetto del sistema, anche se costruito. Tant'è vero che le nostre scelte economiche ci portano anche a identificare già le situazioni in cui la qualità della vita è migliore. Vai Francesca? Soltanto uno dei tanti, delle tante azioni, delle tante attività fatte in istituto in collaborazione con altre è il manifesto sulla salute come bene comune nelle città, che è nato da un gruppo, da una rete, da un network sia nazionale che internazionale a cui l'istituto fa parte, e che praticamente si rivolge a due delle malattie croniche non trasmissibili come il diabete e l'obesità, che richiamano l'attenzione della città come, diciamo, fonte di potenziale ampliamento degli effetti di questi tipi di malattie non trasmissibili. È ovvio, in una città si muove di meno, nelle città vivono circa 4,2 milioni di persone e questo numero nelle città è praticamente una crescita esponenziale e non tutte le città sono in grado di poter assorbire, diciamo, la quantità di popolazione umana che vi si riversa. Questo noi abbiamo dati, questo Silvia tu conoscerai meglio di me, ma ben 9 persone su 10 respirano aria non sicura nel mondo e non soltanto in aree urbane. E questo fondamentalmente in aree urbane e non soltanto. Vai Francesca? Allora, io qui prima di parlarvi dei progetti volevo far vedere, ecco, un video di uno dei tanti progetti che abbiamo seguito in rete anche con il DEP Lazio, che si chiama Natura e Benessere. Vai, prima faccio vedere il video e poi lo commentiamo. Se è possibile, prima funzionava. Non si sente l'audio, vero? Yeah.
bambini vengono qui, hanno una gran voglia di togliersi le scarpe e farsi una corsa perdiciato. Dai, toglietevi le scarpe! Forza! Forza! Grazie Francesca. Allora, questo è stato una piccola pillola di quello che è ancora in corso come attività durante il progetto abbiamo attivato anche un corso di formazione online per gli operatori sanitari e non soltanto, che ha visto 16.000 partecipanti in tutta Italia. Era un corso FAD, quindi online, gratis e CM, e proprio per formare gli operatori per questa, diciamo, visione, nuova visione della natura come componente di salute e di benessere. Nello stesso tempo sono partite negli ultimi anni, 2-3 anni, anche sperimentazioni territoriali per poter verificare gli effetti benefici per alcune patologie croniche e non trasmissibili. E si sta lavorando affinché si possa costruire la ricetta verde per aiutare a trasferire tutta una serie di conoscenze in termini di informazione. L'idea della ricetta verde è un'idea nata lontana, in alcuni paesi è già utilizzata, ma in realtà abbiamo visto da uno studio svolto alcuni anni fa e poi ripetuto nel tempo in aree di parchi naturali come il Parco dell'Appia Antica, che è un parco naturale regionale abbastanza particolare perché è dentro la città di Roma, dove confluiscono le varie, diciamo, necessità, no, di salvaguardia della biodiversità, della fruibilità, dell'accesso. Cioè il Parco dell'Appia Antica è un po' un modello da questo punto di vista. E molte delle persone che sono state intervistate, circa 2.000 persone, soprattutto tra gli anziani, ci riferivano che erano lì per salvarsi dal caldo, ma erano lì perché il medico di base gliel'aveva in qualche modo obbligato. Quindi sono situazioni in atto ancora più avanti rispetto a tante cose che, prima che di diventare centrali, alla fine molte di queste situazioni sono state già adottate. Io lascerei, considerato questa mattinata che abbiamo, sono state toccate tantissimi aspetti, adesso la parola a Francesca che partendo da Clean Action, che è l'ultima nostra, diciamo, sfida. Francesca, lascio la parola a te. Grazie Laura.
Grazie agli organizzatori. Io vi parlerò, visti anche i tempi, cercherò di essere più veloce possibile nel presentarvi brevemente questo recente progetto del CCM Ministero della Salute che si chiama Claim Actions, che prevede... Non vedete? Vediamo, no, è apparso un pop-up che appunto considera degli interventi urbani per la promozione della salute per contrastare i cambiamenti climatici all'interno delle aree urbane. Come detto prima, la dottoressa Michelozzi non ha potuto essere qui, si scusa, ma vi riporta i suoi saluti. In questo progetto ci occupiamo appunto io e lei. Allora, brevemente, il progetto Claim Actions coinvolge 6 regioni italiane abbastanza ben distribuite, al nord con la Liguria, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Lazio, e al sud la Sicilia, il Piemonte e la Puglia, oltre alla collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il gruppo di Laura Mancini, appunto, l'Università Roma III, la Facoltà di Architettura e Urbanistica, per appunto tutta la parte dell'urbanistica, l'aspetto urbanistico all'interno delle aree urbane, e il CNR di Palermo. Brevemente, il progetto si propone in queste 6 città riportate qui di non solo di andare a studiare e valutare quali sono le esposizioni ad alta risoluzione di inquinamento atmosferico, ma di vedere e definire una serie di misure, di scenari di mitigazione in termini di verde urbano, ma anche pianificazione territoriale e urbanistica, sia del verde ma anche della parte albedo, che è molto importante nel contesto urbano, perché idealmente ci piacerebbe che tutte le aree urbane diventassero verdi all'improvviso. Non è così semplice, come sappiamo, e quindi anche l'albedo è un fattore molto importante e anche meno impattante, diciamo, in termini di modifiche, di costi e quindi di anche attrattivo da un lato per i policy maker locali, in termini di riduzione soprattutto dell'isola di calore, delle temperature all'interno della struttura urbanistica delle nostre città. Se pensiamo anche che le città italiane, per nostra grandissima fortuna, sono anche un patrimonio storico, culturale, cambiarle o modificarle solo per modificare il verde o la propria, diciamo, figura sarebbe veramente un delitto. E quindi solo cambiare l'albedo con tantissime misure e nuove iniziative che sono state messe in atto è una soluzione che volevamo affrontare nel progetto. Nel progetto Climate Actions, appunto, partiamo già da effetti sulla salute ad alta risoluzione sia delle temperature che dell'inquinamento sviluppate all'interno di un progetto che si chiama il progetto BIP, ma utilizza anche quello che sono le corti longitudinali di popolazione, quindi che siamo in grado di avere la mappatura dei soggetti sul territorio urbano per identificare qual è l'esposizione, quasi a livello individuale o comunque in un territorio molto piccolo, sia di esposizioni negative come le temperature estreme o l'inquinamento, ma quanto anche veramente la disponibilità di verde che hanno all'interno di aree molto piccole o disponibile sul loro territorio. Tutto questo, ovviamente, non possiamo dimenticare il contesto socio-economico che è stato menzionato prima in diverse delle relazioni precedenti, in quanto sia i fattori di rischio, la suscettibilità è diversa, come sappiamo, per livelli socio-economici, ma anche la disponibilità di adottare misure più sostenibili o l'accesso al verde, la qualità soprattutto del verde, sono molto diverse all'interno delle nostre città, anche per livello socio-economico e nelle zone in cui viviamo. Quindi, come definizione di scenari, noi abbiamo appunto pensato, ci sono dei casi studi che vengono sviluppati nel progetto Climate Actions, proprio in termini di nature-based solutions, soprattutto nel contesto di Genova, che è una città molto complicata anche a livello territoriale di struttura urbanistica, urbanistica in termini proprio di Roma, con l'Università Roma III stiamo identificando aree maggiormente a rischio per cambiare appunto quello che è l'esposizione a temperature e anche l'esposizione all'inquinamento, e anche casi studi in scuole, nel contesto dei bambini, per riprendere un po' anche il progetto, il lavoro fatto che
di cui parlava prima Laura Mancini, il ruolo importante di dare ai bambini un accesso sia nelle scuole ma anche nei parchi a zone verdi più fruibili. Tutto questo fornirà poi, metteremo queste misure di mitigazione in termini di impact assessment per valutare quali sono poi i benefici nel ridurre le temperature dell'inquinamento attraverso le diverse misure di mitigazione che stiamo considerando nel progetto. Qui vi riporto solo alcuni esempi dei dati di esposizione che andremo a utilizzare per stimare sia gli effetti che poi negli scenari di mitigazione che consideriamo. Questi sono dati di temperatura e di isola di calore urbano realizzati in un progetto Copernicus nel Climate Change Services di qualche anno fa, in cui abbiamo la possibilità di utilizzare dei dati a altissima risoluzione di 100 metri, quindi identificare proprio quelle aree a maggior rischio per la temperatura. Analogamente, sempre nel progetto BIP è stato sono state definite dei dati di serie storiche, delle mappature dell'inquinamento atmosferico sempre ad alta risoluzione, quindi a 250 metri, sia per l'NO2 che per il PM10. Per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento, non l'ho menzionato prima, considereremo diverse misure di mobilità sostenibile, quindi come queste potrebbero modificare e ridurre potenzialmente il livello dell'inquinamento nelle diverse aree urbane. Abbiamo condotto anche una survey che verrà riproposta in tutti i partner del progetto per come è cambiata la mobilità durante le fasi anche del Covid, un po' perché siamo stati forzati, ma abbiamo visto che ha contribuito molto a ridurre l'inquinamento nelle aree urbane, anche con una risk perception di come le persone sono volenterose a cambiare la propria mobilità per promuovere un ambiente urbano più favorevole. In termini di esposizione di verde, appunto, abbiamo diversi indicatori, non entro nei dettagli in quanto sono già stati menzionati prima, ma l'NDVI, il Leaf Area Index, ma anche le caratterizzazioni del land use come verde nelle diverse aree urbane, queste verranno contestualizzate per vedere appunto come in prossimità dell'esposizione sia del caldo che dell'inquinamento che del rumore il verde può avere degli effetti benefici e quindi una riduzione dell'impatto sulla salute in termini di mortalità. Poi ho riportato solo un esempio di come vivere in un'area ad alta isola di calore urbano e quindi un effetto additivo dell'esposizione alle temperature porta a un incremento della mortalità maggiore rispetto a aree più fresche della città come Roma, come vediamo qua. Questo verrà replicato anche per le altre città in studio. È stato discusso ampiamente nella mattinata quanto il verde possa ridurre la mortalità e l'incidenza di malattie cardiovascolari. Questo è uno studio recente che abbiamo condotto nella corte longitudinale romana, in cui si vedeva una riduzione della mortalità cerebrovascolare e dell'incidenza di ictus se i soggetti vivevano più vicino e avevano una maggiore disponibilità di verde, inteso come LIF, come LAI, maggiore era la vicinanza, la disponibilità di verde dei soggetti, minore era il loro rischio di patologie cardiovascolari. Ha riportato anche in contesto del verde urbano recentemente un paio di studi condotti a Roma sulla corte romana e sulla corte di Piccoli Più, anche questa menzionata prima, hanno evidenziato come la prossimità del vivere vicino a aree verdi sia benefico nello sviluppo cognitivo dei bambini nella corte appunto di Piccoli Più, e come questo abbia anche un ruolo di mitigare l'esposizione all'inquinamento atmosferico ed avere un effetto positivo per i bambini, ma anche come i parti pretermine si riducano in soggetti o in donne che vivono vicino a aree verdi con un maggiore livello socio-economico e minore esposizione al caldo e all'inquinamento atmosferico, sempre a Roma. Come menzionato anche prima da Francesca De Maio, benissimo parlare di verde, sicuramente ha vantaggi e effetti positivi, però è importante in questa review che abbiamo condotto recentemente anche l'aspetto dei danni o comunque utilizzare un verde appropriato che non porti maggiori malattie allergico-respiratorie sia anche su importante allo stesso modo, quindi scegliamo bene il verde sia in termini di quale piante che di dove metterlo e poi di mantenerlo, soprattutto che è il grande problema nelle città
in Italia, ma non solo. E finisco solo per riprendere due aspetti, anche questi menzionati brevemente prima, quanto sia importante rendere più vivibili le nostre città, ma anche nel contesto recente, nella ripresa economica dopo il Covid. Il WHO ha pubblicato a maggio il manifesto per un healthy recovery dopo il Covid e al primo posto riporta la protezione dell'ambiente, ma anche una transizione verso la green economy e la promozione di città più vivibili. Quindi l'aspetto del verde, dell'ambiente, l'importanza dell'ambiente per una salute migliore delle popolazioni deve sempre rimanere al centro anche in situazioni difficili come quella della ripresa economica post-Covid. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie Francesca, un intervento prezioso, chiarissimo, peraltro ti ringrazio per essere stata perfettamente nei tempi e ti prego di portare i miei saluti a Paola Michelozzi che fa veramente un lavoro di grandissimo livello. Dico due cose prima di passare alle conclusioni di Anna Chiesura con riferimento all'intervento di Marzia Mirabile che appunto parlava della Carta di Bologna, la Carta di Bologna che pone un obiettivo per la dimensione del verde nelle nostre città, 45 metri quadri per abitante. Ricordo che la Carta di Bologna è stata siglata nel 2017 dalle città metropolitane e voglio dire che questo obiettivo quantitativo è stato ripreso anche dall'ASBIS nell'agenda urbana, cioè in quel documento che fa il monitoraggio del perseguimento degli SDGs, quindi dei goals della strategia delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a livello di città. L'altro commento che volevo fare riguarda il discorso dei pollini, no? È stato fatto riferimento più volte in questi ultimi interventi alle problematiche legate alle allergie, no? Dovute all'esposizione dei pollini. Voglio dire di più che oltre alle allergie dovute ai pollini dobbiamo considerare anche le sinergie fra pollini e inquinamento atmosferico. E quindi a questo proposito voglio ricordare che c'è una rete dei referenti in ambito Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente proprio sul monitoraggio dei pollini e sull'analisi degli effetti e delle sinergie con l'inquinamento atmosferico, che è coordinata da un nostro collega Alessandro Di Menno di Bucchianico, che ho visto che ci ha seguito per tutto il tempo. Io ringrazio tutti quanti per la partecipazione, ringrazio tutti i relatori e lascio la parola ad Anna Chiesura, il deus ex machina di questo evento, per le sue conclusioni. Grazie Anna, arrivederci a tutti. Sì, grazie a voi che avete accolto così con una disponibilità immediata ad essere dei nostri oggi. E, io ho molte sollecitazioni, sono tante le riflessioni che anche come ricercatrice, anche come persona che si occupa di questi temi, poi mi porto un po' a casa e anche come indicazioni di lavoro, anche per quello che fa la sezione e l'istituto in genere. Pensiamo per esempio a tutto il tema degli indicatori, del monitoraggio delle aree verdi, no? Se ne è parlato anche con il collega dell'OMS, quali sono gli indicatori utili. Noi di fatto usiamo proprio per avere statistiche nazionali, quindi devono essere indicatori omogenei su tutto il territorio, sono quelli raccolti dall'Istat tramite questionari obbligatori ai comuni, quindi di copertura piuttosto che di disponibilità pro capite, quindi sono indicatori diciamo quantitativi. Forse ecco, bisognerebbe andare nella direzione di integrare anche metodologie di stima, di monitoraggio anche di tipo qualitativo, proprio per capire meglio questa complessa relazione che c'è tra verde e salute, ma c'è tutto il tema anche della valutazione dei servizi di questo tipo di servizio ecosistemico così complesso, quasi intangibile, no? Tutto l'influsso, l'influenza sul nostro cervello, sulle capacità di apprendimento. Abbiamo visto tutta la parte degli interventi dell'Istituto di Superiore Sanità soprattutto sui bambini. Quindi io qui faccio un inciso perché tra l'altro come sezione ci occupiamo anche di attività
attività di educazione ambientale nelle scuole con delle lezioni proprio sul verde, e a volte vediamo proprio come siano intanto scarsi, diciamo, le aree verdi nelle scuole, ma quando ci sono anche difficilmente fruibili, difficile portarli fuori, difficile far comprendere, diciamo, l'importanza di una lezione all'aperto, quindi di esporre i bambini a tutti quegli stimoli benefici di cui parlavamo. Quindi magari al prossimo incontro, Silvia, che faremo, se faremo, come giustamente lanciavi tu, magari sarebbe bene avere qualche rappresentante del Ministero della Scuola, dell'Istruzione, o qualche operatore del settore scolastico. Io niente, mi sento di chiudere così, con un messaggio forte, chiave, che penso riassuma un po' tutto quello che ci siamo detto, tutti i vari benefici sia ambientali che sociali del verde, che si riassume nel considerare appunto il verde proprio come una risorsa strategica per politiche di prevenzione sanitaria e per la promozione di stili di vita sani. Questa parola di stili di vita è una parola che secondo me è cruciale, centrale, perché avere parchi e verde nel proprio quartiere stimola proprio l'attività fisica, abbiamo detto, stimola un rapporto migliore, anche una conoscenza, quindi anche forse una poi successiva cura e rispetto poi nel tempo. Quindi la prevenzione e la promozione di stili di vita sani sono proprio le armi più valide, se vogliamo, anche più semplici da attuare, perché tutti possono, diciamo, poi, se ovviamente messi nelle condizioni di magari muoversi a piedi piuttosto che in macchina, e questo sia nei bambini quanto negli adulti, perché siamo entrambi, soprattutto in quest'ultimo periodo, costretti un po' a stare dietro un computer seduti, pensiamo ai bambini che non vanno a scuola e sono in didattica a distanza, quindi l'attività fisica è fondamentale. Di ieri la dichiarazione del direttore dello Spallanzani, che non è certo un negazionista, che considera un errore proprio la chiusura di piscine e palestre, per proprio hanno visto che chi ha un fisico più sano e allenato rischia meno, e quindi ecco che secondo me il verde nelle città deve essere visto sicuramente come uno strumento di mitigazione, adattamento anche ambientale, ma anche proprio per la promozione di stili di vita sani. E pensiamo anche a tutto il tema degli orti urbani, dell'agricoltura sociale, che era stato anche presentato, molto interessante, che anche lì, oltre all'aspetto, diciamo, terapeutico e riabilitativo, promuove anche uno stile, un consumo più consapevole anche alimentare, no? Per una produzione di attenzione anche alla qualità dei prodotti che mangiamo. E certo, tutto questo deve tradursi in politiche, no? Poi concrete da parte delle amministrazioni comunali, che devono essere smart, nel senso di intelligenti nell'integrare tutte queste componenti fra di loro, per esempio incentivare appunto la mobilità attiva, magari quando si costruiscono piste ciclabili si costruisca anche magari un filare, una cortina verde accanto, in modo che le due risorse possano viaggiare insieme e si possano, diciamo, reciprocamente aiutare, e così come per esempio il verde nelle scuole. Sarebbe bello che un finanziamento come quello che è arrivato da poco per la forestazione urbana dal Ministero dell'Ambiente possa arrivare anche per incrementare il verde nelle scuole, così come intorno agli ospedali, come giustamente diceva Simone della FAO prima. E quindi io vi lascio, vi ringrazio ancora tutti, credo che momenti come questi siano momenti di grande arricchimento reciproco, spero che almeno così sia stato per tutti, e forse appunto dovremmo contaminarci un po' di più, nel senso ovviamente positivo, tra operatori della ricerca ambientale e quella della sanitaria, proprio per arrivare magari a integrare i vari approcci tra di loro e cercare di comprendere meglio, no, i complessi legami che esistono fra ambiente fisico, stile di vita e salute, magari anche formulare nuovi paradigmi di prevenzione integrata ambientale e sanitaria. Io vi ringrazio ancora a te, Silvia, alla collega Paola Giambanco che ci ha seguito la parte tecnica, e alla prossima, speriamo di vederci dal vivo prima o poi. Ciao! Grazie. Grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci.